come fondazione allora ricordiamoci che possiamo iniziare Dico, se c'è telefono spegno. Non piglia, non piglia. Niente. Niente, niente, mi fa sentire la cosa. Prova, prova, prova. No, no. Prova. Che foto faccio? Sì. Tutto a creviggio. Fabio, prego. Allora, buongiorno a tutti, ragazzi, sappiate le possibilità che avete nel Salento, perché spesso bisogna andare fuori per trovare prospettive. L'Istituto Tecnico Superiore per il Turismo può diventare una prospettiva in terra salentina per i successi vostri e del Salento. Un benvenuto ai graditissimi ospiti. Comincio naturalmente dal sindaco, che è sempre presente e segue le nostre iniziative e al quale annunciamo oggi che in primavera Otranto dovrà ospitare la Biennale della Dieta Mediterranea e del diritto al cibo sano, di cui vi parlerà il dottor Fabio Gallo, che è presidente della Fondazione Paolo di Tarso e che da anni collabora con molti istituti alberghieri della Puglia, con tutti, con l'ufficio scolastico regionale, con i comuni di Otranto, Poggiardo e Nardò, con i GAL di Otranto e quindi di Leuca, e quindi abbiamo creato una rete che può fare iniziative e soprattutto lavorare strategicamente per lo sviluppo del Salento. Graditissima ospite naturalmente la dottoressa Giuseppina Antonaci, dal 1 settembre appunto presidente della Fondazione dell'Istituto Tecnico Superiore per il Turismo, è stata diciamo una sua creatura, ci ha lavorato con la collaborazione di tutti. La rete di cui oggi vi parlerà la dottoressa Antonaci, una rete che comprende dall'alberghiero di Otranto all'alberghiero di Vieste, dall'università di cui vi parlerà il dottor Di Cagno, Pierluca non vieni qua tu, dopo. Dall'università di Lecce, dalla Camera del Commercio, dai GAL, è una rete estesa di tutti i soggetti, di tutti i partner che vogliono la fortuna e lo sviluppo di questo Salento. Abbiamo voluto invitare anche alcune aziende, sono presenti alcune aziende, il titolare dell'altro baffo è un ristorante otrantino, ma ci sono anche altri operatori, perché è giusto che ci siano le aziende che operano e che sono parte importante dell'Istituto Tecnico Superiore del Turismo, perché poi vedrete che le figure professionali che dovranno uscire dall'Istituto Tecnico Superiore per il Turismo devono impattare quello che è il mercato del lavoro, devono impattare quelle che sono le esigenze professionali che servono alle aziende che fanno turismo. E l'ho lasciato per ultimo, ma perché ritengo che il nostro assessore Salvatore Negro è una rappresentanza politica importante per il Salento, è stato sindaco e quindi concittadino del Salento e di Muro, una città stupenda, con un centro storico stupendo che ha ospitato anche il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, e quindi noi abbiamo tanti territori belli da valorizzare, Otranto, Muro, anzi vi dico anche ragazzi che noi entro il 25, grazie alla professoressa Cozza Lorella, tenteremo di fare un progetto proprio per valorizzare i centri storici a Caia, al Parco Archeologico di Roca. Dovremmo farlo entro il 25, dico, non so se riusciamo a farlo perché il Ministero ha sparato, il termine è quello giusto, ha sparato il 17 un progetto e noi, caro Sindaco e caro Assessore Regionale, dovremmo farlo entro il 25. La cosa più difficile è poi trovare
le delibere dei comuni, delle giunte che in 5 giorni decidono. Noi delle scuole riusciamo a decidere in 5 minuti, ma i sindaci devono far conto agli altri e quindi devono, anche per convocare una giunta hanno tempi più lunghi e quindi proviamo a regolarsi. Grazie sindaco, so che sei più bravo, quindi veramente grazie a tutti, perché oggi possiamo veramente ragionare tra giovani, tra aziende, tra enti, possiamo ragionare sul futuro. Noi oggi non facciamo un convegno per dire quanto siamo bravi. Io vorrei che questo convegno diventasse un tavolo istituzionale di lavoro, un tavolo nel quale e con il quale noi affronteremo le tematiche insieme. Abbiamo tanto da fare, quindi è bene appunto stare insieme, cercare di intercettare finanziamenti anche questo dell'Unione Europea, questo è un obiettivo, e poi dare anche un valore a quello che facciamo. Quando dicevo della Biennale del diritto al cibo sano, io ne parlavo con Fabio 2 anni fa e mi sembrava un'utopia, poi 10 giorni fa scopri che non possiamo mangiare carne, non possiamo, abbiamo paura di questo, di quell'altro, forse converrebbe mangiare insetti, quindi voi capite. Poi noi abbiamo avuto in questi ultimi mesi 2 documenti molto importanti, che sono un allarme e che ci obbligano a ragionare per cercare non di trovare una soluzione. Noi, e vi invito a farlo, sono soltanto 20 pagine, leggetevi l'ultima enciclica di Papa Francesco, Laudato Si mio Signore, è una enciclica in cui chiama tutto il mondo al rispetto del mondo, alla sostenibilità, perché non possiamo permetterci il lusso di distruggere il mondo, e noi rischiamo di farlo. Il Papa ci invita con un bel documento. Abbiamo avuto la settimana scorsa da parte del Ministero le linee guida sull'educazione alimentare, che ci dicono: nel mondo c'è 1 miliardo di persone che hanno problemi di obesità, quindi mangiano molto, ma abbiamo anche 1 miliardo di persone che muoiono di fame. Questi sono gli scenari sui quali noi dobbiamo riflettere e dobbiamo capire anche cosa possiamo fare. Stamattina l'Istat dava le ultime notizie per l'Italia. Il 25% della popolazione, un italiano su 5 rischia povertà, è nella situazione di povertà o di disagio. Beh, allora, e chiudo, dobbiamo aspettare solo che i governi europei, che il governo nazionale faccia qualcosa e noi dobbiamo essere spettatori, oppure in quella che è la logica attuale del 2.0, del 3.0, noi decidiamo di fare la nostra parte? Beh, io questo convegno veramente non vuole essere una esposizione di cose e pure interessanti che abbiamo fatto, no, io vorrei che questo diventasse un tavolo interistituzionale per cercare di dare noi il nostro contributo perché dalla crisi si possa uscire positivamente con la collaborazione di tutti e non aspettando ricette dall'alto. Grazie e buon lavoro. Comincio a dare subito la parola all'assessore Negro, che vuole salutarci ma che rimarrà con noi fino a 10:30 perché deve sentire alcune delle cose interessantissime che noteremo. Prego, assessore. Direi come parlare di là. Grazie, innanzitutto ringrazio il dirigente scolastico. Luigi è un vulcano, ci conosciamo e lo conosciamo da tanti anni, ormai l'amicizia e l'impegno comune, perché anche lui, se i giovani ragazzi non lo sanno, lo svelo io, anche lui è stato un importante amministratore locale, amministratore provinciale, quindi vedo con grande entusiasmo il suo impegno oggi nella scuola, l'ha sempre fatto, ma oggi lo vedo più carico del passato, quindi lo ringiovanisce a stare con i giovani, evidentemente. Voglio mandarmi in pensione. Ecco, è la chiave della sua iperattività, il rapporto penso con voi giovani che siete, sono contento di vedervi, che siete bellissimi. Guardate che noi giriamo non solo la Puglia ma anche l'Italia, ma molto la Puglia. Vi devo dire che
la bellezza nostra, vostra, dei salentini e delle salentine non ha uguale. Stamattina voglio farvi questo complimento non perché stiamo fra di noi, ma perché è vero. Io, diceva prima, saluto anche gli altri relatori che oggi sono qui presenti in questo importantissimo incontro. Io purtroppo, mi scuso, ma non potrò stare per tutta la mattinata perché, dicevo prima a Luigi, alle 12 mi devo trovare a Polignano e purtroppo la Puglia è lunga e gli spostamenti richiedono ore, non minuti, quindi alle 12 devo stare lì a Polignano e non ho un impegno inderogabile, non potrò fermarmi. E cosa... vi porto intanto il saluto di tutta l'amministrazione regionale, del governo regionale, del presidente Emiliano e guardiamo al vostro istituto con la massima attenzione, pronti a sostenervi nelle vostre, nel vostro percorso educativo. Perché? Perché noi, e chi vi parla, di professione fa l'architetto, ma viene da un istituto, viene dal liceo artistico, quindi non viene dai soliti, diciamo così, studi classici, magistrali che una volta si facevano in massa. Era un po' una scuola, potrei dire, di elite, di andare al liceo artistico, perché dovevi saper disegnare. Però ritengo che quella scuola, come la vostra, sono scuole, io le definisco di nicchia perché hanno delle peculiarità particolari, cioè sono degli istituti scolastici che veramente, ecco, possono dare un futuro agli studenti, possono dare un futuro al diploma, perché altrimenti spesso si sceglie in modo così acritico di mandare i figli tutti al liceo perché poi magari domani si pensa a mandare all'università gli stessi, perché magari ci sono delle professioni che forse, o quantomeno si crede, possono avere uno sviluppo occupazionale. Io penso invece che lo sviluppo occupazionale vada ricercato in attività, dico innovative, ma non tanto, perché non è che diciamo sono veramente tutto nuove. Vanno invece rafforzate le azioni di sostegno. Per esempio, quando si parla del turismo, quando si parla di attrazione turistica, quando si parla di un territorio che ha nelle proprie potenzialità la materia prima essenziale, il paesaggio, l'ambiente, i centri storici, i monumenti, tutto quello che serve al turismo, non può oggi, non si può anzi, non pensare poi all'ospitalità, alla ristorazione, all'enogastronomia. E noi dovremmo, quando il dirigente diceva le notizie sulla carne, se mangeremo insetti, io invece pensavo, è una cosa che faccio tutte le settimane, che ho la fortuna di avere una suocera che è ancora in gamba, io invece penso alle pignate nostre, le cese, ai viparussi, allo sugo, i pomidori scattricciati, tanto siete tutti leccesi e capite bene cosa intendo. Cioè, io quando penso a queste cose e vedo come reagiscono quando ho degli ospiti che vengono fuori dal Salento, fuori dalla Puglia e si trovano a gustare queste pietanze nostre, io vedo, ecco, proprio l'espressione, la soddisfazione, il gusto che provano a mangiare queste cose. Ho fatto questo esempio banale per dire, poi tutto sommato non è la carne che rappresenta per noi salentini l'elemento primario, ci sono tante cose che noi possiamo ben fare, soprattutto recuperando la tradizione culinaria dei nostri nonni, dei nostri avi, e aggiornandola con la professionalità che oggi il mondo richiede. E questo chi lo può fare se non il vostro istituto, se non i vostri studi? Avere appunto l'aggiornamento, attualizzare queste tradizioni è compito dei vostri docenti, del vostro mondo scolastico. Per cui
alla richiesta o alla domanda che mi faceva pochi minuti fa una giornalista, quale è l'azione che intende fare la Regione Puglia per continuare a promuovere il nostro territorio nella direzione appunto di una sempre maggiore attrazione turistica, perché noi questo riteniamo essere il vero e il più importante segmento, come dire, industriale. Le industrie pesanti, quelle che ci avevano illuso di dare occupazione in poco tempo, hanno sortito degli effetti spesso devastanti, e voi sapete tutte a quali aree mi riferisco. Noi invece abbiamo la fortuna di essere in questa parte del Salento prive di quei rischi, e di avere invece queste meravigliose, ripeto, bellezze naturali e culturali in genere. Quindi, e che cosa quindi farà o dovrà fare la Regione? Dovrà sostenere al massimo i vostri progetti, le vostre iniziative, di concerto con l'assessorato al lavoro. Io che ho l'onore di guidare l'assessorato al welfare, quindi abbastanza ampia nelle sue competenze, e stiamo proprio programmando nei prossimi giorni, partirà proprio oggi la lettera di invito ai colleghi dello sviluppo economico e del lavoro, che per una coincidenza benevola, ottima, diciamo, siamo tutti e tre salentini, quindi io, Leo Sebastiano e la Loredana Capone, stiamo facendo proprio come assessorati un incontro la prossima settimana per cercare di mettere insieme delle azioni che vedono scuola, sviluppo economico e welfare, perché noi abbiamo bisogno di questi tre diciamo importanti segmenti della nostra attività per poter dare un aiuto sostenibile al nostro territorio, che, non lo dico per campanilismo, è uno dei più belli d'Italia e forse il più bello della Puglia. Io ricordo il presidente Emiliano, scherzosamente, quando riunisce la giunta, più di una volta, quando guarda me o si riferisce a me, parla della nobiltà leccese, perché la definisce così: dice, i leccesi sono i nobili della Puglia. Rispetto forse per i faresi. No, è vero, è sempre stato quello. Quindi, è sempre stato quello. Professore, lei conferma. Quindi, ecco, questa abbiamo anche un testimone, diciamo, disinteressato. Veniamo definiti così, quindi abbiamo questa fortuna di rappresentare la nobiltà della Puglia, e quindi dobbiamo fare ogni sforzo perché conserviamo questa nobiltà, che ha un valore, diciamo, estremo, che non stiamo qui ad approfondire, perché vuol dire tante cose. Ecco, vuol dire soprattutto consegnare a voi giovani il nostro territorio nella sua accezione più ampia, perché ecco, solo così forse, anzi sicuramente noi così penseremo in forma positiva al nostro e al vostro futuro. Grazie e buon lavoro. Ringrazio l'assessore Negro per questo suo contributo. Noi ci incontreremo anche domani sera con l'assessore Leo, che viene per un'altra iniziativa, per la nostra scuola 5 stage. E mentre Loredana Capone la incontreremo il 1° dicembre, quindi avremo anche noi la fortuna, la possibilità di incontrarci, di discutere, in modo che vogliamo essere interlocutori per il nostro Salento. Per quello che possiamo, vogliamo dare il nostro contributo. Adesso passo la parola al sindaco, al dottor Luciano Cariddi, per un suo saluto. Buongiorno e bentrovati. Io mi associo ai saluti che rivolgo cari alla dirigente dell'Istituto De Pace, che è la presidente della fondazione dell'Istituto Superiore Regionale del Turismo, al presidente della fondazione Paolo Di Tarso, all'amico Alessandro, nostro vanto, insieme a tanti altri amici che vedo oggi presenti e che ringrazio, perché soprattutto a loro poi
oltre che a voi ragazzi, rivolto l'incontro di oggi, e un caro saluto agli amici Totò Negro e Luigi Martano. Un saluto, ma soprattutto un ringraziamento per questa lodevole iniziativa che ci vede partecipi e convinti, interessati sin dall'inizio della necessità di costituire qui sul nostro territorio, quindi sul territorio regionale, una struttura in grado di associare, di far collaborare gli enti formativi. C'è molto bisogno di formazione, c'è molto bisogno di professionalizzarsi. Il territorio è cresciuto molto in questi anni, oggi possiamo dirlo perché anche i numeri dal punto di vista turistico ci confortano, ce lo confermano. Ovviamente una crescita dovuta a tanti impegni, soprattutto quello del comparto privato. Vedo molte aziende crescere anno dopo anno, vedo molte imprese professionalizzarsi sempre più, vedo soprattutto anche molti professionisti attrezzarsi sempre al meglio per rendere i migliori servizi al nostro territorio, e questo fa pian piano della Puglia, del Salento e quindi anche della nostra piccola città un luogo dinamico, un luogo ovviamente attento alle sollecitazioni anche della modernità. E la modernità ci chiede di essere sempre più vicini alla esigenza appunto formativa dei nostri giovani, perché possano essere adeguati a quella che è la offerta di lavoro che non più solo il nostro territorio propone, perché fortunatamente, per quanto in qualche anno passato abbiamo immaginato che la mobilità del lavoro fosse un fattore da considerare necessariamente negativo, poi abbiamo imparato che spostarsi, soprattutto quando si è ancora giovani, è a volte anche utile, fa crescere, fa ovviamente ampliare le nostre conoscenze, e quindi magari non escluso che si riesca poi pian piano a riportarle, ritornando sui propri territori, anche a vantaggio appunto delle nostre città, di questa nostra stupenda regione che ci diceva Totò essere apprezzata sempre più anche fuori dai confini nazionali. Io devo ringraziare il preside Martano che, nonostante la sua ormai veneranda età, purtroppo l'anagrafe è una cosa innegabile, e purtroppo per noi la sua pretesa di andarsene in pensione, lo vedo sempre più invece attivo e fortemente appassionato, perché mi rendo conto che senza la passione quel suo impegno difficilmente potrebbe essere trasferito nelle tante iniziative che lui continua a proporci. Faccio fatica, essendo anch'io poco più giovane di lui e dovendo avere qualche energia in più da spendere, faccio fatica a stargli dietro, lo denuncio, però la faccio con molto piacere perché mi rendo conto di come anche questa realtà cittadina, di questa realtà scolastica, sia cresciuta anche grazie alla sua passione, al suo impegno, ovviamente oltre a quello di voi tutti, dagli studenti in primis a tutti i collaboratori che accompagnano il preside Martano in questa sua attività quotidiana. Devo dirvi che è un'iniziativa, quella dell'Istituto Superiore del turismo regionale, che fa il paio con un'altra interessante iniziativa che abbiamo voluto portare avanti in questi giorni proprio dal Salento, il distretto turistico salentino. Finalmente può diventare realtà e non è una sovrastruttura burocratica come tante che purtroppo abbiamo dovuto imparare a conoscere, ma diventa uno strumento anche quello che prova a mettere in rete le aziende, dalla rete del sapere alla rete delle professioni, dell'imprenditoria. Cosa importantissima per un territorio come il nostro che purtroppo dobbiamo dircelo, tra i tanti pregi che oggi abbiamo provato anche a decantarci, ci sono anche non pochi difetti che ci hanno caratterizzati in passato e ancora oggi si fa fatica a scrollarceli da dosso. Il eccesso di individualismo, di particolarismo hanno spesso rappresentato anche dei limiti alla nostra crescita, alla nostra capacità di sviluppo.
pian piano anche da questo punto di vista dimostriamo di voler superare alcuni limiti e allora riuscire a fare rete in senso ancora più compiuto dalla formazione alla professione, io credo che sia veramente quel salto di qualità che ci testimonia appunto un percorso virtuoso ormai avviato da qualche anno e che noi vogliamo provare a continuare a spingere. E allora di questo soprattutto ringrazio voi più giovani, perché questo fondamentalmente è il compito che affidiamo a voi, quello di provare a continuare ad alimentare questa speranza di un territorio sempre migliore, di un territorio sempre più attraente e che possa ovviamente anche essere apprezzato sempre più da tutti. Grazie ancora, io proverò invece a restare il più possibile fin quando non arriveranno i primi messaggi di insistenza dal comune che mi reclamano per gli altri impegni quotidiani, perché voglio ovviamente seguire i lavori di questa giornata. Grazie. Grazie sindaco. Allora, adesso passo la parola alla dottoressa Giuseppina Antonacci, da 1 settembre dicevo appunto presidente di questo istituto superiore, per tanti anni mia carissima collega dell'Istituto Professionale di Pace, lo dico perché ha fatto diventare la sua scuola un polo di cultura e quindi adesso abbiamo il piacere e la fortuna di poterla avere ancora al nostro fianco per lavorare per il successo del nostro Salento. Voglio pubblicamente ringraziarti per quello che ha fatto e per quello che farai. Grazie. Grazie, grazie di cuore perché, aspettate un attimo qui, bisogna tornare indietro, no, invece stiamo andando avanti. Grazie Presidente Martano, grazie innanzitutto della bellissima accoglienza, il castello è veramente meraviglioso, grazie all'assessore Negro e al Preside Cariddi che è stato, che è una delle istituzioni che per primo sono entrate a far parte della rete dell'ITS insieme al Comune di Campi Salentina. E mi ha fatto molto piacere sentire l'assessore Negro quando accennava a voler mettere insieme competenze e risorse da parte dei tre assessorati, in quanto c'è bisogno di questa integrazione. Non si può lavorare a compartimenti stagni, non si può guardare le cose solamente dalla propria ottica. È necessario integrare risorse, competenze e sforzi affinché il mondo della scuola possa veramente entrare in simbiosi col mondo del lavoro. Fin qui noi abbiamo ragionato su un mondo della scuola chiuso in se stesso, un mondo del lavoro che si lamentava della scuola perché non aveva i tecnici che lui richiedeva o che esso richiedeva. Il dialogo è fatto da due soggetti, se i soggetti si parlano, comunicano, forse ci sarà un'intesa. E l'intesa è da tanti anni che ormai, un esempio è il Presidente Martano, è da tanti anni che si è aperta questo spiraglio di intesa. Certo, bisogna omologare i linguaggi, bisogna far sì che anche l'azienda si renda conto che essere azienda formatrice presuppone determinati requisiti e quindi determinata accoglienza dei ragazzi stessi, così come la scuola deve tener conto delle esigenze dell'azienda quando propone all'azienda stessa della collaborazione per stage, tirocini, apprendistato e quant'altro. È chiaro che bisogna rispettare tempi, regole di ciascuno dei due soggetti e quindi l'impianto organizzativo dell'Istituto Tecnico Superiore è proprio a strategia di rete, perché chiama a raccolta tutte le forze che possono far sì che dopo il diploma della scuola media superiore, da qualsiasi scuola il ragazzo provenga, possa continuare sia sul canale universitario e quindi andare verso le lauree triennali, verso le lauree specialistiche, sia verso il canale degli istituti tecnici superiori, che sono stati istituiti e sono partiti nel 2010 e hanno già
collezionato un successo, e cioè dal monitoraggio fatto dall'Indire, che è l'ente del MIUR che è preposto al monitoraggio stesso, noi abbiamo in Italia un risultato eccezionale: l'80% dei nostri allievi che hanno frequentato un ITS ha trovato occupazione entro un anno dalla fine del percorso. E quindi questo è veramente di grande rilievo, se tenete presente che ogni percorso ITS è biennale, costa di 2.400-2.200 ore, e il 50% di queste ore, io sto esagerando, ma basterebbe il 30%, però quanto più esperienza in azienda si fa è ancora meglio, viene svolto nelle imprese, sia che fanno parte della rete dell'ITS che facciano parte dell'indotto o di altre imprese che sono sul territorio. Io per territorio non intendo solamente il territorio locale, cioè il nostro territorio, io intendo il territorio nazionale, io intendo il territorio internazionale, e cioè la mobilità di questi studenti, aveva ragione il sindaco poco fa, e arricchisce il loro bagaglio culturale, tant'è che la certificazione del diploma in uscita dall'ITS viene rilasciata su uno strumento che deve essere letto da tutta la comunità europea, Europass. Europass è uno strumento di certificazione delle competenze che può essere utilizzato da tutti i paesi della comunità europea, e quindi il fatto di certificare in uscita da questi percorsi biennali le competenze raggiunte da ragazzo su uno strumento facilmente riconoscibile, e quindi permette quindi al ragazzino di poter spendere la sua preparazione ovunque, non solamente nel territorio locale. È chiaro che l'ambizione dell'ITS è quello di provocare occupazione in loco, e cioè di far rimanere le nostre menti, i nostri talenti qui nel territorio. E per questo noi stiamo lavorando a stretto gomito con le imprese, questo è un compito anche della regione, e cioè il fatto di, è vero, le imprese hanno bisogno di credito, hanno bisogno di essere accompagnate in tutte quelle misure che servono per il loro sviluppo, per la loro innovazione, però le imprese d'altra parte devono pensare che tutte queste tutte queste misure che vengono loro concesse devono produrre occupazione, e aveva effettivamente appuntato proprio il dito l'assessore Negro sul fatto che l'industria qui da noi è l'industria dell'ospitalità, è l'industria dell'accoglienza, è un'industria che la regione ha visto lungo quando ha creato e ha puntato su un comparto come quello turistico per creare l'ITS. D'altronde, per potenziare e per innovare questo comparto, noi abbiamo bisogno di figure strategiche, noi abbiamo bisogno di ragazzi, e d'altronde io sto parlando a dei ragazzi che sono nativi digitali, di utilizzare le nuove tecnologie per comunicare, per creare brand nuovi e sempre più attraenti, per stare in tempo reale e per accompagnare in tempo reale, da quando il turista è ancora nella sua casa e ha comprato il suo pacchetto e quando poi rientra dopo che ha fatto la sua vacanza in casa, anche per la customer, per vedere il grado di soddisfazione. Di questo noi abbiamo bisogno, e gente preparata e qualificata in questa direzione ha bisogno chiaramente di un'ulteriore specializzazione dopo il diploma della scuola secondaria superiore. La scuola secondaria superiore ha però un compito fondamentale, quello di dare la preparazione di base a questi ragazzi. Da un'indagine che noi abbiamo fatto, perché prima dell'ITS, io sto lavorando da 4 anni su questo progetto, con la regione noi abbiamo fondato il primo polo tecnico professionale sul turismo della regione Puglia, mentre le altre regioni esistevano già da tempo i politecnico professionali, che erano delle reti di cooperazione tra i soggetti che oggi sono entrati a far parte dell'ITS. Avevano compiti di analisi, di ricerca, dei fabbisogni, di percorsi formativi brevi, di
praticamente far sì che tutti questi soggetti abituati poco a lavorare insieme si mettessero insieme veramente a realizzare qualcosa che poi doveva costituire la base per la nascita dell'ITS. Ecco perché i poli oggi, e la regione ha fatto un bando di recente per costituire altri poli nell'agroalimentare e nel Made in Italy per quanto riguarda appunto la domotica, e nascono in territori e cercano di fertilizzare il terreno su cui poi deve nascere l'ITS, cioè deve nascere quell'istituto tecnico superiore che ormai familiarizzato con le aziende, familiarizzato con l'ente locale, familiarizzato con tutti quei soggetti che sono intorno, può mettere il ragazzo in condizione di essere occupabile, ma soprattutto può occuparlo, perché questa è l'ambizione. D'altronde anche il MIUR, che riconosce questi diplomi, perché l'ITS fa parte del Ministero dell'Istruzione come canale parallelo a quello dell'università, ha fissato dei paletti ancora più stringenti per quanto riguarda la nascita e soprattutto la vita di questi ITS, e cioè ha fissato dei paletti che anno per anno devono, deve rispettare l'ITS, e cioè il 40 punti su 100 sul monitoraggio di questi ITS viene data proprio alla capacità dell'ITS stesso di rendere occupabili i propri ragazzi e di occuparli entro un anno dalla... E quindi generalmente l'ITS nei propri percorsi ospita dai 20 a 25 ragazzi che entrano a far parte del percorso formativo biennale dopo una selezione abbastanza precisa, perché è chiaro che l'ITS è a numero chiuso e quindi può formare al massimo 25 ragazzi. È chiaro che dopo la selezione l'ambizione è quella di collocare e far occupare, non rendere occupabili solamente, ma far occupare ben 17 di questi 25 ragazzi. Quindi è un paletto molto alto, però con l'aiuto appunto delle istituzioni, delle imprese e di tutti quei soggetti che centri di formazione, associazioni datoriali, noi stiamo impegnando tutte le nostre forze, come del resto io ho fatto per tutta la mia carriera, affinché questo diventi veramente un volano di sviluppo non solo del territorio, ma soprattutto un volano di sviluppo dell'occupazione di questi ragazzi nel nostro territorio, perché è giusto che loro rimangano e valorizzino la loro terra. La mobilità è bella perché è chiaro che ci permette di valorizzare i talenti di questi ragazzi e di farli impattare con delle realtà magari più sviluppate, più innovative, però il nostro obiettivo è quello di farli ritornare qui e far implementare quell'innovazione e quello sviluppo qui da noi, nel nostro territorio. E quindi il laboratorio ITS regionale della Puglia sui turismi, questa è un'altra caratteristica dell'ITS. Noi fin dal quando è stato istituito il polo tecnico regionale abbiamo puntato alla valorizzazione della Puglia nel suo insieme, tant'è che noi abbiamo creato dei cluster in ogni provincia, cioè delle reti che valorizzavano il turismo di quel territorio, perché è chiaro che i turismi sono di tipo diverso. E forse sta proprio in questo la chiave di volta, sembra un uovo di Colombo, però è questo. La destagionalizzazione non può legarsi all'offerta di turismi ad oltranza sul Baldeare, perché a settembre, ad ottobre, si vede quello che si vede, e io sono entrata proprio in Otranto Vecchia ed è veramente triste guardare questi negozi chiusi, vedere queste bellezze veramente inestimabili, però non popolate, non vive, non tali che possano suscitare entusiasmo. E allora la destagionalizzazione non passa attraverso il balneare esclusivamente, si può allungare il balneare, d'altronde noi poi abbiamo un clima che grazie a Dio ci permette a novembre di stare a prendere il sole. Passa attraverso offerte di nuovi servizi, attraverso nuovi attrattori turistici, attraverso la cultura del posto trasformata in attrattore turistico. L'assessore Negro ha parlato dei pomodori scattricciati, che è una cosa bellissima e che io adoro. E che so fare, assessore? Poi magari la invito. Perché mi è stata trasmessa dai miei? Perché
è un qualcosa, è la storia del nostro territorio, e questa è un'altra pecca della scuola, è poco conosciuta dai nostri ragazzi. Le tradizioni, gli usi, perché si chiamano pomodori scattarisciati, è poco conosciuto, e perché hanno quel nome, perché, da che cosa sono derivati e da come sono stata in un... Noi abbiamo allargato la nostra rete, siamo già entrati a far parte della rete nazionale degli ITS sul turismo. Il 23 di ottobre abbiamo firmato il protocollo nazionale e il 21 di novembre, cioè l'altro giorno, abbiamo firmato un protocollo d'intesa con l'Università di Business on Tourist dell'Università di Bucarest, perché loro sono molto interessati al modello ITS, cioè ad un canale parallelo all'università che abbia una più stretta collaborazione con le aziende, con il territorio stesso. E ma sono interessati anche eventualmente a ricevere i nostri ragazzi in mobilità, a lavorare con noi per la formazione dei formatori. E quindi abbiamo chiuso d'altronde nella rete ITS, io sono stata felicissima in agosto, quando stavamo chiudendo il progetto, di ospitare tantissimo interesse da partner europei, anche perché noi abbiamo lavorato molto come scuola sull'Europa e quindi insomma i soggetti conosciuti c'erano. E ci sono anche le 23 camere di commercio sparse, italiane, sparse in tutta Europa, che hanno dimostrato l'intenzione come rete di entrare nell'ITS. Questo sarebbe un formidabile volano per promuovere mobilità dei nostri ragazzi, affinché i loro stage, i loro tirocini possano rientrare. Ma l'attività, per esempio, di questi ragazzi in un percorso ITS potrebbe anche essere fatta nell'alto apprendistato o apprendistato di ricerca. Ora, la regione si è dotata della legge sull'apprendistato. Servono degli ultimi perfezionamenti che poi magari bisognerà fare, però questo può essere veramente, anche perché sull'apprendistato anche il governo nazionale ha puntato molto. E nell'ultimo incontro fatto a Roma, il sottosegretario Toccafondi insisteva sul fatto che l'apprendistato come forma di stage da fare durante il percorso biennale ITS può essere anche una forma di fidelizzazione del ragazzo all'azienda e viceversa, e quindi mentre fa apprendistato potrebbe formarsi nell'ITS, oppure un apprendistato di ricerca che potrebbe andare nello sviluppo, nell'innovazione di ciò che una figura professionale vuole essere. E quindi anche questa è una forma molto ma molto appetibile su cui noi stiamo lavorando, anche perché a brevissimo noi presenteremo il primo corso che nascerà e riguarderà proprio l'hotellerie, riguarderà cioè quelle figure che si accostano alle figure manageriali, studiano tutti i processi dell'accoglienza in qualsiasi ambiente si si trovi, in agriturismo, in albergo, nel ristorante, eccetera, però con un'attenzione forte alla storia e alle tradizioni locali. E da poco finito l'Expo, e dall'Expo è nata la Carta di Milano, che ha lanciato il Food Act nazionale. Ora, che cos'è questo Food Act? Niente di eccezionale, noi ci... Io non uso molto spesso i termini, perché non mi piacciono, non sono... Stavolta non è tutto fatto bene. Sì, sì, sì. Il fascio della Carta di Milano. Eccolo qui. Sono tre ministri, insieme alla Conferenza Stato-Regioni, che hanno firmato questa Carta di Milano, e che va nella direzione proprio di lanciare un Food Act, cioè un'azione di squadra, quella che raccontava l'assessore, di sistema per la valorizzazione del Made in Italy, soprattutto nell'agroalimentare. Benissimo, noi abbiamo il patrimonio dell'UNESCO che è la dieta mediterranea. La dieta mediterranea, oltre ad essere patrimonio dell'UNESCO immateriale, è un modello di sviluppo dell'agroalimentare. Perché? Se voi guardate i livelli della dieta mediterranea, voi trovate lo sviluppo delle imprese, dalla produzione fino alla commercializzazione, all'internazionalizzazione. Allora, se ad ogni livello di questa piramide noi facciamo corrispondere le imprese corrispondenti e valorizziamo tutto ciò che c'è da valorizzare in quel livello,
Noi costruiamo intorno alla dieta mediterranea il nostro attrattore turistico più formidabile. E infatti, cosa ci manca? Dobbiamo, come dicevo prima, destagionalizzare. Ma come? Con il mare? Non si può. Allora dobbiamo puntare sulla visibilità commerciale e sull'attrattività dei territori. La visibilità commerciale come? Valorizzando i nostri prodotti. Le imprese che vengono finanziate, le start-up che vengono finanziate per trasformare i nostri prodotti, devono continuare ad essere visibili, devono trovare delle strategie di marketing con cui possano vendere, ma non solamente sul nostro mercato interno. È chiaro che quando viene il nostro turista qui, una forma di destagionalizzazione potrebbe essere la vendita online dei prodotti come omaggio per il Natale, perché preparare dei bei cesti, come noi usiamo fare qui da noi, però mandarli in Cina, beh, sarebbe assolutamente, se noi riuscissimo a penetrare in quei mercati con i nostri prodotti agroalimentari, non con il parmesan, ma con il parmigiano reggiano, perché una delle azioni che ho visto lanciate, abbiamo firmato questo protocollo d'intesa, vi dicevo, in Campania, a Sorrento, e una delle azioni che hanno lanciato proprio in quello che hanno chiamato convivio, cioè lo stare insieme, convivere insieme e cercare di lavorare insieme, fare squadre insieme, era quella della... un progetto di ricerca che è stato finanziato e probabilmente verrà finanziato in ogni regione del Mezzogiorno, che vuole andare a dare tracciabilità ai veri prodotti d'origine del territorio. I DOP, i DOC, i biologici, qualche dubbio ce lo lasciano, perché spesso la seme del pomodoro, almeno in Campania dicevano così, la seme del loro pomodoro, quello lì un po' più allungato, viene dall'Australia. E allora non è più il pomodoro campano, mentre prima i contadini 30 anni fa facevano coltivavano le piantine, poi le ripiantavano e poi nasceva il pomodoro, quello lì era il pomodoro campano. E quindi stanno tentando, insieme al centro di ricerca dell'Università di Tor Vergata, il centro di ricerca di genomica, stanno tentando di tracciare il DNA dei prodotti tipici, il DNA dei prodotti tipici del territorio, e hanno ottenuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro che verrà sfruttato per poter tracciare il DNA di questi prodotti e quindi avere effettivamente la tracciabilità e la rintracciabilità dell'autenticità del prodotto e in quell'occasione è nato il forum della cucina italiana anche come organizzazione permanente di lavoro e confronto. Io qui ti lancio la sfida, cioè che tu ne raccogli tutte e confronto tra le esperienze dell'alta cucina di qualità italiana e le principali istituzioni interessate, e noi sappiamo di essere famosi in tutto il mondo per la tavola. Sì, per la tavola. Allora dobbiamo fare sistema anche a tavola, quindi dall'agroalimentare di produzione passiamo alla trasformazione, che può essere la trasformazione per la commercializzazione dei prodotti, ma può essere anche i ristoranti, le trattorie, tutto ciò che è di nostro tipico, però, ripeto, legato al nostro territorio, perché se nei ristoranti tipici e nelle trattorie, accanto ad un menu scritto in dialetto e tradotto in italiano, ci fosse la storia di quel piatto raccontata accanto, a brevissimo, con brevi righe, beh, potrebbe essere molto più attraente per il turismo, perché si lega a quel territorio. E d'altronde, se un veneto viene qui, basta raccontargli cosa c'è di influenza veneta nel nostro territorio, e lì dovremmo andare a rintracciare ciò che abbiamo noi e ciò che hanno in comune, perché quel veneto probabilmente riverrebbe qui perché c'è un legame con questa terra, così come sono state in Giordania e c'era la Tria e Ciceri. C'era la Tria e Ciceri perché stiamo sul Mediterraneo, e d'altronde quello che noi vogliamo realizzare con i campani è il food act del Mediterraneo, non è più il food act regionale. È chiaro che loro si stanno attrezzando, e la sfida che io adesso lancio a Luigi Martano, l'hanno accettata già a Vieste nel seminario che io ho fatto lì, è quello proprio di un tavolo di confronto tra tutti i soggetti per mettere su almeno qualcuna delle azioni che molto velocemente elenco. Per esempio
qualche cosa di mangiare. Sì, torna indietro. Eccole. Allora, la prima è chef ambasciatore della cucina italiana nel mondo. È chiaro che su questo non bisogna convincere nessuno, noi abbiamo delle eccellenze, però poi queste eccellenze devono essere rimarcate. Pochi conoscono le eccellenze, gli chef a 5 stelle che ci sono nel Salento, pochissimi, solamente chi vuole avere la cultura del cibo. Questo deve essere più noto, questo deve essere pubblicizzato apertamente e nel pubblico, cercare luoghi, occasioni per poter valorizzare questa cosa qui. Valorizzare l'eccellenza italiana della dieta mediterranea. E cioè, noi dobbiamo essere convinti che abbiamo un patrimonio anche da questo punto di vista. Allora coinvolgere gli influencer, che cosa hanno fatto? Hanno chiamato i blogger in Campania, nell'aeroporto di Napoli. Hanno chiamato i 10 blogger più famosi del mondo, alcuni provenienti dalla Cina, altri dal Giappone, altri dagli Stati Uniti. E con loro hanno fatto un giro di quelle che erano le tipicità. Non hanno mostrato il vulcano, questo e quest'altro, le bellezze sono evidenti. Sono andati a far puntare l'attenzione di questi blogger proprio sulle tipicità, sulla storia, sulle tradizioni. E ripeto, la scuola deve insistere di più su questo. Guardate che da quando c'è stato il riordino della Gelmini, siccome c'è una progettazione del curriculum della scuola media superiore per competenze, si lasciava alla scuola la possibilità di arrivare fino al 40% della modificabilità di questo curriculum, però curvata verso la conoscenza del territorio, verso le esigenze del territorio, verso il territorio studiato in tutte le sue radici, perché da quelle radici deve nascere il futuro, non può nascere diversamente. Se i ragazzi non conoscono da dove provengono, non sanno dove andare. Loro potranno avere tutti i talenti più belli del mondo, però non li valorizzeranno, perché la contestualizzazione di quei talenti sta qui, sta in questa terra. E allora questi influencer, no, che, di cui sono dotati tutti i grandi blogger, con i social fanno presto, loro hanno raccolto 3 milioni di visitatori, di follower, e quindi di questi 3 milioni sicuramente ne avranno raccolto un 5% che andavano a visitare la zona. E Sorrento, io sono stata il 23 di ottobre, l'ho raffigurata Gallipoli a Ferragosto. Si faceva fatica a camminare per le strade, ma noi non abbiamo meno di Sorrento, scusatemi, venendo qui ad Otranto, andando verso Santa Cesarea, Castro, Gallipoli, eccetera, noi non abbiamo di meno. C'è bisogno però di un'organizzazione a livello di servizi, a livello di comunicazione. Io insisto, i linguaggi, la comunicazione, le nuove tecnologie non esistono così. E d'altronde noi andiamo incontro a questi ragazzi, perché se noi facciamo dei percorsi formativi fondandoli sulle nuove tecnologie, noi riusciamo a motivarli. Loro vanno via dalla scuola spesso e si perdono, perché non sono motivati ad un insegnamento e alle metodologie soprattutto di questo insegnamento. Se noi riusciamo ad introdurre metodologie nuove, più attraenti, più diverse, forse loro si affezioneranno alla scuola. E io dicevo che l'azione nostra, mia, del preside Martano, nella scuola non è stata tanto dettata dal fatto di stare accanto ai ragazzi. Sì, quello giova moltissimo, perché chi si affeziona ai ragazzi e vuole, ha dei figli e guarda al futuro di questi ragazzi, è chiaro che ci si affeziona. Ma è dettata dall'entusiasmo di fare la propria professione, questo che io ambirei a trasferire ai ragazzi. Cioè, se ognuno di noi ama ciò che fa, lo fa al meglio, trasmette entusiasmo agli altri. Se ognuno di noi non fa la professione per cui è nato, per cui ha quel talento, per cui si deve costruire la sua strada, non riuscirà a trasmettere nulla di emozione all'altro. E purtroppo il turismo è anche emozione, e quindi noi dobbiamo trasmettere emozioni. Allora, a questo punto, il terzo punto è il potenziamento della distribuzione del vero Made in Italy, l'agroalimentare con le materie prime, cioè
Se tu vai dalla pizza da Gennaro e poi ti mettono le sottilette su, ma scusate, ma quale turista tornerà a frequentare quella trattoria? Ma è così. Cioè, e non solo da noi, ma quando noi mandiamo le nostre materie prime all'estero, negli Stati Uniti, ovunque, e mandiamo le sottilette al posto della nostra vera mozzarella, ma è chiaro che noi danneggiamo irreparabilmente, perché loro si abitueranno a quel gusto che ci sarà, a chi piacerà, ma sicuramente non a molti, e altro è mettere la mozzarella. E poi, vedete che c'era pure l'ananas sulla pizza, noi non la metteremo mai come cultura locale l'ananas sulla pizza, perché oltretutto l'ananas non è un frutto autoctono. Alta cucina, alta formazione, su questo sfondo una porta aperta, però anche qui c'è bisogno di fare molto. E noi insieme al professor Di Cagno stiamo un po' studiando delle occasioni anche universitarie per poter... noi abbiamo lì a Biella la facoltà, no? Di alta gastronomia. A Losanna c'è addirittura l'alta scuola di hotellerie che è, insomma, verso cui con l'aiuto della regione, all'assessore Leo l'altro giorno ho chiesto di assicurare il diritto allo studio oltre che nella scuola media superiore e nell'università anche nell'ITS, perché il diritto allo studio permetterebbe per esempio di premiare i ragazzi più bravi del percorso biennale mandandoli a fare lo stage in imprese che appartengono all'hotelleria di Losanna, il che significherebbe riportare qui dei ragazzi che avrebbero una ventata di innovazione eccezionale e avrebbero una perfezione nella loro preparazione che è sicuramente si avvantaggerebbe tutto il territorio. E questo è un qualcosa da ragionare, cioè su cui ragionare, perché alle volte bastano pochi elementi però che raggiungano il segno, che colgano il segno. L'estensione e l'utilizzo di stage per la ristorazione della qualità, e cioè qui vado ad incrociare con un discorso, io sto usando il Food Act ma anche per dire delle cose che alle volte sono un po' spiacevoli, cioè bisogna superare i vincoli dell'attuale legislazione sullo stage, sui tirocini, sono stati un po' superati dal Jobs Act però restano ancora e quindi dove si fissano dei limiti quantitativi soprattutto, ma io direi che bisognerebbe fissare dei limiti qualitativi per lo stage e soprattutto per i tirocini e quindi e soprattutto, ecco questo è fondamentale, qui c'è un rappresentante delle aziende, non trasformare lo stage soprattutto per quanto riguarda cioè il settore della ristorazione in lavoro nero, il lavoro sottopagato, ma far fare un'esperienza ai ragazzi che sarà un'esperienza orientante, perché se fatta bene orientante il ragazzo può scegliere o non scegliere di continuare su quella strada, se fatta male e se fatta sottopagata o addirittura sottoutilizzato l'allievo, produrrà semplicemente disorientamento nel ragazzo anche se frequenta una scuola che a lui piace. E più aggregazione nella filiera della ristorazione. Qui sfondiamo una porta aperta perché l'ITS è una rete di soggetti, ma soprattutto perché dell'ITS fa parte Artis, che è una società consortile cooperativa che è nata nell'ambito dell'ITS per dare forza alle imprese. Ora voi dite, ma voi vi dovete occupare di formazione, ma noi non riusciremo mai ad occupare i ragazzi se noi non rafforziamo le imprese, cioè se noi non facciamo crescere le imprese sul nostro territorio, anche se facciamo una formazione di eccellenza, noi non riusciremo mai a... E quindi quest'Artis perché è nata? Perché vuole dare voce alle microimprese, c'è il ristorantino piccolissimo, c'è l'aziendina piccolissima, che spesso non ha accesso neanche all'informazione che proviene da a cui potrebbe accedere per avere una risorsa, i fondi strutturali
sono già iniziati, hanno già iniziato ad erogare le proprie risorse, quindi a questo devono poter accedere tutti, ci deve essere un'inclusività rispetto a questo, e questo vuol fare Artis all'interno dell'ITS. È una complicazione in più che ci siamo dati, però noi riteniamo che sia indispensabile, è una corrispondenza biunivoca. Io sono laureato in matematica, è una deformazione professionale questa. Cioè, se io non faccio crescere, lievitare, innovare anche tecnologicamente l'impresa, e per tecnologia intendo anche quelle della comunicazione, io non riuscirò a ottenere da quell'impresa sul mio territorio occupazione per i ragazzi. Perché il mio ragazzo comunque sarà formato benissimo, ma quell'impresa non è in grado di occuparlo. Dare credito alla cucina italiana dei giovani, le start-up, l'autoimprenditorialità. E beh, e noi abbiamo nel 98 nella mia scuola è nata la prima cooperativa giovanile che si chiamava Uterpe e faceva costumistica teatrale, nel mio istituto c'è la moda. E questa Uterpe esiste ancora, lavora adesso per la cinematografia ed è costituita da 5 ragazze, ormai sono diventate adulte dal 98 ad oggi, che però lavorano ancora ed è la loro passione. Nel 2001 è nata l'altra cooperativa di transizione scuola-lavoro, che nasceva da una simulazione a scuola, la simulazione di impresa, e poi si trasformava attraverso misure di accompagnamento che la scuola procurava anche attraverso il Fondo Sociale Europeo, in cooperativa giovanile e sulle nuove tecnologie. E quindi voglio dire, se lo ha fatto la scuola con le sue poche risorse, lo può fare bene una rete di soggetti, lo può fare l'università, lo può fare l'ITS, che deve spingere su questo pedale dell'autoimprenditorialità, perché fra i difetti che noi abbiamo, come diceva, c'è assolutamente l'individualismo, che adesso con questa apertura l'altro giorno per la firma del distretto turistico c'è anche l'ITS che ha assolutamente partecipato, perché ritengo che sia un dovere da parte dell'ITS far parte, anche se il distretto è orientato più verso la sburocratizzazione, verso l'aiuto alle imprese, ma questo ci fa piacere se succede. E quindi dare credito ai giovani attraverso degli incentivi ai giovani. E così andiamo veloci, rafforzare il binomio turismo-ristorazione di qualità per promuovere i territori. Questa è una delle azioni su cui io ti sfido a fare un gruppo di lavoro e su cui possiamo lavorare e accostarci al gruppo di Campano per poter creare almeno una mini rete, c'è anche un altro in Sicilia, e fare questa rete del Food Act del Mediterraneo, che poi si estenderà anche in maniera internazionale, anche con i vari Interreg agli altri paesi del Mediterraneo. Cucina italiana di qualità certificata, e qui è inutile dirlo, cucina italiana come cultura, identità, educazione, inclusione. Il turismo deve essere sostenibile, ha detto giustamente l'assessore, il turismo deve essere inclusivo. 3 miliardi di persone arriveranno, 2 miliardi di persone arriveranno, si presume, entro il 2020 come ospiti in Italia. La sfida è quella di sollecitare tutti i soggetti che sono interessati a costruire un sistema ricettivo, di accoglienza soprattutto, perché l'accoglienza non è semplice da costruire, per l'accoglienza ci vogliono degli indicatori di qualità, ci vogliono, e su questo l'ITS si sta spendendo, sta cercando di costruire un sistema dell'accoglienza che poi proporrà la regione, ma valorizzare il legame tra cucina e cultura, identità, educazione e inclusione. I percorsi dell'inclusione, che non sono solamente quelli rivolti a diversamente abili, anche se noi 133 miliardi vale in tutta Europa il percorso di inclusione dei diversamente abili, quei posti che hanno la fortuna di aver previsto la capacità di accogliere i diversamente abili sono dei percorsi privilegiati nella diffusione e nella comunicazione dei tour operator importanti, cioè di coloro che fanno tendenza.
E questo sarebbe anche valorizzerebbe il nostro brand, che pure è tanto ambito. E allora, rispetto per l'ambiente come esaltazione della nostra identità, e concludo, l'accettazione da parte della comunità in quanto elemento della nostra comunità, la produzione di profitto economico, perché la sostenibilità è vero che promuove l'ambiente eccetera, ma è vero che vuole promuovere anche da un punto di vista economico il territorio. Tutto ciò che sto dicendo si ripercuote da un punto di vista economico sull'esaltazione delle nostre imprese, sulla spinta a queste imprese a guadagnare di più e quindi ad occupare. Questo è l'ultimo, è il mio obiettivo fondamentale. E quindi dicevo, ecco, arrivo di fretta su questo. Queste sono le due figure, che sono, queste sono quelle generali, quelle che il Ministero detta nell'ambito del turismo, dei beni di attività culturali e turismo. Il primo ambito è turismo e attività culturali, e il primo profilo è quello del tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali. Il secondo è tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive. Noi in questo secondo stiamo cercando di calare il nostro profilo, perché abbiamo fatto un'indagine tra tutte le imprese, anche sul territorio nazionale, abbiamo costruito delle interviste e le abbiamo mandate online sulle imprese nostre e su quelle del territorio nazionale, e abbiamo visto che ciò che le imprese più richiedono è più aderente a questo secondo profilo, oltre a richiedere l'italiano parlato bene, la comunicazione in lingua madre. Sembra un'eresia, noi studiamo per tanti anni a scuola, però la comunicazione in lingua madre non può essere solamente la conoscenza della grammatica e della sintassi, ma deve essere una comunicazione reale, una comunicazione contestualizzata. Non è possibile rispondere se non con il voi o il lei, no? In determinati contesti. Non si può davanti ad un cliente dire dimmi, non è possibile questo. Eppure noi assistiamo tanto più spesso a queste manifestazioni di poca conoscenza, io non dico della lingua italiana, ma della contestualizzazione della lingua italiana. E poi, ragazzi, studiate lingue, studiate lingue, studiate lingue straniere. L'inglese. L'inglese che è un veicolo per qualsiasi cosa. E soprattutto, io questo lo suggerisco, ma penso che o tanto da un certo punto di vista ne sia fornita, Le vie, la storia di quelle strade deve essere tradotta anche in inglese, la storia del monumento tradotta, e non solo in inglese, in più lingue, quelle che sono magari secondo le statistiche del posto frequentate da turisti. Questa è una cosa che potrebbe essere fatta dai ragazzi, nelle scuole, non c'è molto da fare, basta tradurre delle singole scritte sulle facciate, insomma, e metterle lì. Ed è un fattore di attrattività turistica che soddisfa il turista, perché capisce quale strada sta percorrendo e capisce anche la cultura di quel posto. E la nostra storia è qualcosa che noi non possiamo vendere a nessuno se non ne siamo padroni. Per cui, se noi studiamo la nostra storia, le nostre radici, forse riusciremo a vendere un prodotto turistico che è veramente di qualità. Io spero che i ragazzi che si iscriveranno, i corsi partiranno nella prossima annualità, perché noi ci siamo stati istituiti il 1° di settembre, accolgano dei ragazzi motivati, capaci, perché dobbiamo, io lo dico a tutti, è vero, la gioventù è fatta anche di tante altre cose, ma la gioventù è fatta di impegno, di... dobbiamo saper riconoscere i nostri talenti, e la scuola vi deve aiutare in questo, però una volta riconosciuti voi dovete fare il massimo per portarli e per potenziarli al massimo, perché in quel modo io penso che noi non parleremo solo di occupabilità, ma parleremo veramente di occupazione. Vi ringrazio.
Grazie a voi. Grazie. Io ringrazio l'assessore Nero di andare via, come ho già detto prima, ringrazio la dottoressa Giuseppina Antonacci per tutti gli spunti che ha dato. In particolar modo lo ringrazio per le sfide non mi hanno mai spaventato, quindi è anche una rimotivazione per me, quindi accetto e collaborerò. Credo che anche i ragazzi hanno seguito con molta attenzione le sollecitazioni, i suggerimenti, hanno preso anche appunti perché poi devono anche relazionare ai loro compagni. Io mi permetto così di fare una sfida ai miei studenti, soprattutto quelli di quinta: pensate eventualmente a fare una cosa seria per la tesina, chiamiamola così, che dovete fare per gli esami di Stato, senza andare a scarabocchiare, perché lo dico non per voi ma per molti altri studenti, vado spesso agli esami di... Invece di andare a scarabocchiare una tesina da internet, avete preso appunti, abbiamo la registrazione, potete rivedere tutte le cose che sono state dette adesso. Potrebbe essere un'occasione per riflettere sul turismo e presentare alla vostra commissione d'esame un prodotto di qualità che vi potrebbe qualificare. Quindi ringrazio anche la professoressa Lorella Cozza, che è anche professoressa per l'orientamento, perché poi magari con ulteriori maggiori informazioni i ragazzi possono eventualmente essere orientati. Io approfitto anche per ringraziare alcune presenze in particolar modo, perché vedo il giornalista Quintano del Prologo di Giordignano, vedo la dirigente Vernalione andata via dell'ITC di Maglie, vedo anche alcuni partner dell'ITS, il rappresentante della Fondazione Costantina, l'avvocato Cristina Rizzo dovrebbe arrivare tra poco. Adesso io do la parola a mio grandissimo amico, a Fabio Gallo, dottor Fabio Gallo, e anche posso dire a un presidente della fondazione Paolo Di Tarso, che è stato adottato dal nostro Salento e lui facilmente si è fatto adottare perché si è innamorato del nostro Salento, anzi gli piace più il Salento che la Calabria, pur essendo calabrese. La fondazione Paolo Di Tarso è una fondazione molto importante. È una fondazione che ha la sede ufficiale nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, è una fondazione che, lo dirà lui stesso, lavora per la cultura e per digitalizzare, che adesso diventa tutto digitale, ma per digitalizzare i musei, per digitalizzare le nostre chiese. Il Salento stesso è stato digitalizzato, questo castello, Acaia, Melendugno, il parco archeologico, sono diventati prodotti culturali e digitalizzati che servono per il turismo, servono per qualificare il nostro turismo. Quindi io mi auguro che dopo questo convegno ci possa essere anche un matrimonio tra la Fondazione Paolo Di Tarso e l'ITS. Vorrei che l'ITS diventasse partner della Biennale, come la Biennale, la Fondazione Paolo Di Tarso, diventi partner qualificato dell'ITS, perché per esempio per il corso di studi relativo alla comunicazione credo che la competenza che hanno acquisito credo che possa essere veramente un valore aggiunto che può dare ai bellissimi corsi che sicuramente faremo per i nostri studenti. Fabio, a te, prego. Grazie. Allora ragazzi, io prima di ogni cosa, poiché sono come un contadino che porta i semi, senza la terra il contadino non può fare niente, la terra siete voi, per cui chi deve dare i frutti su tutto quello che noi qui stiamo dicendo siete solo voi, per cui vi chiedo un piccolo sacrificio, venite tutti avanti, perché il primo principio è quello di essere sempre avanti. Se non ci mettiamo in prima persona, diciamo, a creare novità, vuol dire che abbiamo già perso la prima battaglia, quindi cortesemente venite tutti avanti, alzatevi tutti quanti e venite avanti. Tutte le prime file piene. Sappiate anche una cosa, quando voi come istituto siete negli eventi, chi fa una foto e vede un posto libero avanti vuol dire che l'evento non è riuscito. Ok, io mi occupo di cerimoniale per la Chiesa del Quirinale e vi do alcuni piccoli suggerimenti perché i vostri eventi possano essere sempre eventi importanti anche a livello di immagine. Oggi siamo nella società della comunicazione, dell'informazione di rete, siete la generazione digitale, vi whatsappate continuamente, vi sparaflesciate su Facebook e dovete sapere che se voi mettete in rete un'immagine diciamo che in prima fila ha l'assenza di 4, 5, 6 persone, è un'immagine che diciamo sta comunicando il vostro fallimento.
Quindi la prima fila sempre piena, la seconda pure, la terza pure, fino ad esaurirsi. Inoltre c'è anche una cosa, il relatore quando vi vede in faccia si ricorda di voi, così come a scuola, anche all'università. Per cui è più facile ogni cosa, perché il relatore vede che voi siete stati lì presenti e sempre attenti. Vedete, questa sala che un attimo fa sembrava mezza vuota, invece ora è piena, perché in realtà siete tutti quanti qui avanti. Allora, sono piccoli suggerimenti, ma quando voi creerete i vostri eventi, ricordatelo, prima fila, seconda fila, sempre piena, in modo che chi fa la foto dice era pieno di gente, c'erano tutti, perché in realtà ci siete, però non vi vedete. Ok, allora tranquillamente, se volete parlare, parlate, volete fare le vostre cose sul telefonino, fatele, siete liberi, siamo una generazione di persone, grazie a Dio, libere. Allora, io vorrei chiedere una cosa, io sono stato esattamente uno di voi, anzi ce l'ho messa tutta per, diciamo, girare il mondo e per essere grato al Signore per tutto quello che mi ha dato. Io sono stato un danzatore, un étoile della danza, ho girato il mondo, sono stato l'étoile di Fantastico 7 con Cuccarini, Martinez, Gino Landi e tutto il resto, ho alle spalle 1200 puntate come coreografo per Rai 1, non ho mai lavorato in una televisione privata, ma non perché non avesse la sua dignità, ma perché ho lavorato sempre solo per Rai 1, sono stato autore delle più grandi mondovisioni che sono state realizzate sul Teleton, per esempio, quindi tecnicamente riesco sicuramente a fare un salto e a farvi capire delle cose, nonostante il mio peso attuale. Ok, ho 30 anni in più e 30 kg in più. Ok, quindi il ricorso all'alimentazione mediterranea sarebbe opportuna anche per questo motivo. Dunque, la premessa per dire che vengo comunque dal mondo della comunicazione di primissimo livello, insieme ad Al Jazeera, CNN, BBC, Rai 1, è la prima televisione al mondo. Abbiamo un servizio pubblico straordinario. Noi siamo la società della informazione, della comunicazione, prima che ogni altra cosa, prima di tutto dobbiamo imparare a veicolare i nostri contenuti. Oggi possiamo dire tante cose giuste, ma se non le sappiamo veicolare non serve a niente. Il turismo è soprattutto un termine inventato, il turismo non esiste da solo. Che cos'è il turismo? È un insieme di pratiche che messe insieme e comunicate bene producono un'economia. Allora sì, va bene. Quindi se voi tutto quello che fate di bello, di buono, le piccole idee vengono comunicate in modo intelligente, la gente ha un buon motivo per venire qui e venirvi a trovare e partire da Milano, dalla Svizzera o dall'Austria, dalla Germania, dalla Cina e dire io vado lì perché questi giovani sono stati capaci di realizzare un progetto che non ho mai visto in vita mia e voglio andare lì a degustare i loro piatti oppure a degustare, a vedere, a partecipare ai loro progetti. Attenzione, io ci tengo a dirvi una cosa. Come sapete, la dieta mediterranea, tanto diciamo ormai proclamata, va bene, anche dalle Nazioni Unite che l'hanno voluta tramite lo strumento culturale delle Nazioni Unite che è l'UNESCO, l'hanno voluta patrimonio immateriale dell'umanità, questo sono io col cardinale vicario del Papa, ora vi diremo delle cose, lui è il signore che vedete con la barbetta lunga, è il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, è come il Papa per la Federazione Russa, che sapete essere una delle due grandi potenze mondiali. Ok, quella che finalmente ci riporterà a casa il Marocco. Ok, lì stavamo parlando di pace, sono il fondatore della città della pace, della carta della pace per la tutela dei diritti umani e di un gruppo di comunicazione di testate giornalistiche che promuovono il Brand Italy Made in Italy. Vi diremo perché vi stiamo facendo vedere tutto questo velocemente e saremo molto anche veloci nella relazione. Come vedete le testate giornalistiche sono riunite all'interno di una unica diciamo testata che si chiama Gruppo Comunicare Italia e sono il Parlamentare, il Vaticanese, Food Magazine, ecco le state vedendo, il Giornale del Turismo, per ogni settore noi abbiamo una testata giornalistica. Ritorno a prima, se voi non comunicate ciò che fate non esistete perché siamo nella società dell'informazione. Dunque la prima cosa che dobbiamo fare è capire come comunicare tutto ciò che noi produciamo, diversamente non potrà mai produrre il valore economico del turismo. Perché? Perché se noi non informiamo coloro i quali sono i nostri futuri clienti, certamente non possiamo pensare di cambiare, nonostante le buone intenzioni e i grandi progetti che proprio questa mattina si celebrano all'interno di una nuova istituzione che penserà alla vostra alta formazione perché possiate essere sempre più performanti e preparati, e questo innanzitutto è un valore per voi stessi, giovani. Voi stessi, quando sarete preparatissimi, d'accordo, sarete felici di essere voi stessi. E questo è il primo dato importante, per cui questo istituto avrà la capacità di darvi delle indicazioni ancora maggiori che vengono dopo la scuola perché voi innanzitutto possiate essere migliori con voi stessi.
Bene, noi siamo, sì, lei sta facendo vedere, Leonora sta facendo vedere le nostre testate giornalistiche, ma ora andiamo direttamente alla brevissima relazione. Io sono qui per parlarvi della Biennale. Cos'è la Biennale? Intanto è una cosa che si fa ogni 2 anni. Però una Biennale che si celebra ogni 2 anni deve avere un lungo periodo di preparazione che è proprio 2 anni. Dunque la Biennale è fatta di un evento importante o più eventi alla fine dei 2 anni, ma di un lavoro quotidiano, stabile, importante, creativo, che dia la capacità all'evento, agli eventi della Biennale, di comunicare qualcosa che abbia senso per tutta l'umanità, che abbia un senso per i diritti umani all'accesso al cibo. Infatti siamo alla Biennale per i diritti umani all'accesso al cibo e per la comunicazione della dieta mediterranea. Attenzione, voi ormai sapete tutti che le Nazioni Unite hanno proclamato la dieta mediterranea patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Guardate che quando andate a leggere la declamazione di questo, diciamo, del loro verbo, delle Nazioni Unite, non trovate mica il cibo, lo trovate proprio all'ultimo rigo, cioè si parla di un patrimonio che è fatto da un insieme di tradizioni, della memoria, delle pratiche di un territorio. Quindi la dieta mediterranea paradossalmente non è un valore asportabile. La dieta mediterranea si può praticare solo nei nostri territori e nei territori che sono quelli che hanno prodotto e che producono l'agricoltura del Mediterraneo, cioè l'agricoltura che compone gli alimenti della dieta mediterranea. Dunque è anche, seppur un valore culturale, un valore di unicità. Dunque possiamo sicuramente esportare e esportare in Cina o in Canada i nostri prodotti, il nostro olio, i nostri pomodori, ma non è la dieta mediterranea, è un modello alimentare mediterraneo. La dieta mediterranea, per consumarla bisogna viverla nel territorio di appartenenza. Come diceva la prof prima, la dirigente e appunto il presidente della fondazione, è molto importante conoscere la propria cultura perché all'interno di un piatto ci sia una storia, ci sia un grande racconto, quella tradizione che vale la pena di muovere, d'accordo, di muoversi per andare a conoscere. Quindi io parto dal Canada e vengo in Puglia e vengo ad Otranto perché so che Otranto mi dà quell'offerta che le Nazioni Unite hanno proclamato patrimonio dell'umanità. E quindi volentieri io starò ad Otranto una settimana, 2 settimane, 3 settimane e vivrò quella cultura perché ho bisogno di vivere quella cultura per essere ciò che le Nazioni Unite auspicano. Attenzione, le Nazioni Unite, d'accordo, tutte le nazioni insieme, quindi sono 186, hanno già detto nel 2010 cosa saremo nel 2050. Si chiama governance alimentare sostenibile delle Nazioni Unite. Si sono riuniti e hanno detto: cari signori, noi saremo tra 20 anni 9 miliardi sul pianeta. Avremo quindi a 9 miliardi il momento massimo che ci potremo consentire come genere umano per il consumo dell'acqua potabile. Dunque la risorsa idrica, quella che noi ovviamente sprechiamo perché grazie a Dio ce l'abbiamo, quindi facciamo una doccia di 3 ore, d'accordo? In alcuni paesi pensano già al vaporizzatore, non ci sarà più la doccia normale, cioè ti vaporizzi, quindi consumi un bicchiere d'acqua e ti fa la doccia, perché c'è per davvero il problema della risorsa idrica. Attenzione, molta della gente che noi vediamo passare dal nostro territorio, quindi noi siamo la porta della civiltà, attenzione, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, il Mezzogiorno d'Italia, le nostre terre non sono l'approdo dei disperati, sono l'approdo delle grandi civiltà. Noi siamo porte di civiltà, ecco perché anche questa città è nota per la tutela dei diritti umani, perché si è fatta proprio culturalmente, storicamente. E allora attenzione, se noi iniziamo a vedere il mondo in questa direzione, certamente va valutato tutto ciò che è sicurezza, va valutato, però noi siamo l'approdo delle grandi civiltà che hanno visto in noi una terra fertilissima e ci hanno donato anche il loro sapere. Dunque siamo oggi il crogiuolo di questo valore che costa 35 miliardi di euro, tanto è stata valutata la dieta mediterranea nell'Esposizione Universale di Milano. Allora noi iniziamo a capire qual è il valore vostro che studiate in un alberghiero, qual è il valore di questa fondazione che propone la rivisitazione di tutto ciò che esiste per renderlo performante e attuabile.
comprendiamo il valore del territorio, qui siamo ad Otranto, parliamo di Otranto, e della propria capacità espressiva in termini culturali e di produzione agricola. Le Nazioni Unite, quindi, ragazzi, dicono nel 2010 noi dovremo nutrirci col modello alimentare mediterraneo, perché è quello meno idrovoro, cioè è quello che nella sua produzione consuma meno acqua. Dunque, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando ha fatto scoppiare quel macello 2-3 settimane addietro dicendo la carne fa venire il cancro, in realtà voleva dire altro, però poi la stampa, come sempre, prende ciò che, diciamo, fa più notizia, perché devono vendere il giornale, devono fare notizia, devono vendere la propria testata. Dunque dice la carne uccide. Non è così. La carne uccide la risorsa idrica. Perché? Perché per lavorare una fettina di carne di 200 grammi occorrono 2500 litri di acqua. Per lavorare un'insalata di pomodoro per 5 persone ce ne vogliono 25 litri di acqua. Quindi è chiaro che in questa proporzione capite quanta gente può essere sfamata se noi mangiamo il pomodoro con la cipolla e con tutte le cose buone che sappiamo noi mettere in insalata, piuttosto che una fettina di carne. Dunque sarà un problema di risorsa idrica, dobbiamo equilibrare le risorse del nostro pianeta se vogliamo sopravvivere. Il vostro ruolo dunque è quello di trasmettere questa capacità e questo equilibrio che si chiama dieta mediterranea. L'equilibrio di 8000 anni di storia, perché la dieta nasce nella Mesopotamia, poi arriva qui tramite le zattere, gente che, d'accordo, oggi porta la disperazione, prima portavano anche le sementi, va bene? E seminavano le sementi, quindi noi oggi siamo tutto ciò che questa gente ci ha portato dalla mezzaluna fertile. Oggi la fertilità di questa terra la dobbiamo anche a tutti i nostri padri e nostre madri che sono venuti da altre sponde del Mediterraneo e ci hanno regalato questa meraviglia che oggi è la Puglia. Allora, entro il 2050 le città devono essere tutte sostenibili. E cioè ritorneremo un po' al Medioevo, ogni città, che non è un fatto cattivo, le città dovranno provvedere a sé come? Alla propria energia, al riciclo dei propri rifiuti, all'approvvigionamento di acqua potabile e ovviamente al sostentamento del cibo. Dunque, come vedete, va un pochino a scemare il concetto di internazionalizzazione, perché si è scoperto che costa troppo, che è soggetto all'embargo militare, per esempio con la Federazione Russa, ottimissimo acquirente del Made in Italy. Per l'embargo abbiamo procurato un danno enorme di 10 miliardi di euro alle piccole e medie imprese italiane che non riescono più a vendere perché c'è l'embargo militare, ma soprattutto per riconquistare il posto sullo scaffale del vino, dell'olio, della pasta, del pomodoro ci vorranno 10 anni. Allora, come vedete, noi dobbiamo fare in modo che la riorganizzazione delle nostre idee tenga presente di ciò che le Nazioni Unite hanno suggerito, quindi la governance alimentare sostenibile, che dice anche un'altra cosa. Perché dobbiamo utilizzare la dieta mediterranea? Perché non abbiamo 47 trilioni di euro che servono nei prossimi 20 anni, cioè già da oggi, ai prossimi 20 anni per curarci. Quindi il sistema sanitario nazionale e internazionale è un problema. Non abbiamo i soldi. Voi sentite che c'è sempre il problema della sanità, la sanità, la sanità, no? Gli ospedali, il pubblico, il privato. La verità è che mancano i 2/3. Quindi il sistema sanitario, le Nazioni Unite ci hanno detto, guardate che ne abbiamo solo 1/3, per cui su 3 persone, 2 non potranno curarsi dalle malattie non trasmissibili. Quali sono? Il cancro, il diabete, le malattie cardiovascolari e cardiocircolatorie, quelle che procurano l'ictus, quelle che procurano le malattie che purtroppo ci colpiscono. Allora, in questo senso quindi capite qual è la portata della dieta mediterranea, che viene indicata dalle Nazioni Unite come strumento di prevenzione e il Ministro della Salute la sta già programmando perché i medici curanti diano questa opportunità. Dunque il valore della dieta mediterranea è un valore assoluto. Non è un termine, non è più solo una forma di cultura, è una necessità impellente. Noi sappiamo che dobbiamo quindi portare concretamente la dieta mediterranea in tavola. Dunque il miracolo che voi dovete fare, cari ragazzi, è quello di portare la dieta mediterranea in tavola.
Dunque, evitare di continuare a proclamare le tabelle, fa bene qui, fa bene qui, fa bene qui, perché non serve. Dobbiamo portarla in tavola, è l'unico modo per dire alle Nazioni Unite noi stiamo facendo ciò che le Nazioni Unite hanno detto, quindi meritiamo l'attenzione del mondo, perché meritiamo il turismo, meritiamo il flusso di persone che vogliono vivere bene. La Biennale cos'è? La Biennale è una, immaginate una piccola fabbrica di bene comune dove ognuno di noi progetta qualcosa che concretamente porti a tavola la dieta mediterranea, delle piccole start-up, un modello alimentare, un piatto migliore, un primo, un secondo, un antipasto, oppure un'app, come abbiamo fatto, e voi siete i grandi protagonisti di quest'app, perché sapete, qui dentro c'è Otranto, c'è proprio l'alberghiero, grazie all'azione concordata col dirigente scolastico Martano, che è anche il nostro referente per tutte le scuole italiane sulla Biennale, per cui abbiamo scelto bene. D'accordo, ci siamo regalati un futuro, perché un uomo che ha una energia così importante, come appunto avete visto anche, no, un altro dirigente che diventa promotore di una iniziativa ancora più grande della scuola, perché ora la scuola deve allungare le sue braccia e deve accompagnare i giovani al lavoro, non è più come prima che la scuola li licenzia e dice va bene, anche l'università ora fa i master, il primo, il secondo, primo livello, secondo livello, perché oggi c'è bisogno di specializzazioni sempre più tattiche, precise, al laser. Non è più importante solo fare la scuola generica, ora devi proprio saper fare, perché c'è una competizione enorme e la società dell'informazione gestisce la conoscenza, cioè noi lo facciamo sul serio, ma chi non lo fa sul serio è capace di comprare la pubblicità perché è ricco, quindi lui vende e noi no. Allora dobbiamo essere capaci di tutto questo. Abbiamo inserito in un'app, questo è un esempio, abbiamo inserito nell'app, tra l'altro è gratuita, è un diet, qui non c'è linea, ma diciamo chi la prende bionico da fuori potete scaricarla gratuitamente, vedete le vostre ricette, le ricette anche dell'Istituto Alberghiero di Otranto. Cosa abbiamo fatto con quest'app? Dovevamo andare, voi siete andati forse un po' tutti all'esposizione universale di Milano, l'avete vista, avete visto un pochino com'era? Sì, diciamo, chi c'è stato può alzare la mano, diciamo così? Ok, perfetto. Avete visto che era un grande Luna Park, diciamo, no? Cioè, cose straordinarie, per visitarla ci vogliono 10 giorni, ormai è finita, ma avete anche capito che non avete capito niente, cioè nel senso che avete visto tutto, ma di fatto, concretamente, non avete visto niente. Attenzione, quella struttura è stata creata perché Milano avesse una nuova città, avesse una città capace di produrre il più grande centro di tecnologia a livello europeo. Quindi hanno creato le basi per l'esposizione universale, l'ha finanziata il Ministero per lo Sviluppo Economico del Governo Italiano, quindi tutti quanti voi, tutti noi, i vostri genitori con le tasse. L'hanno trasformata già nella città del futuro, quindi praticamente Milano 2040 sarà, 2040, voi ci sarete, io sarò forse sicuramente un angelo, spero, angelo dei demoni, non vorrei... Allora, ecco, però in realtà che cosa succederà? Che lì già il governo italiano ha destinato 1.2 miliardi, 1.200 milioni di euro all'anno, fino a quel tempo per creare la città del futuro. Dunque noi ci dobbiamo chiedere, è il Mezzogiorno? Cosa è stato destinato al Mezzogiorno d'Italia per realizzare tutti i propositi importanti, fondamentali, essenziali che ci ha illustrato il Presidente, che sono il vostro futuro? Dove li prenderemo questi fondi? Allora la Biennale è quella macchina capace di utilizzare e riunire tutte le energie di tutta la programmazione per il Mezzogiorno d'Italia, capace di rendere centrale il Mezzogiorno tra le nazioni. Ogni due anni portiamo 50, 60, 70 nazioni qui a discutere, qui di chi siamo, di cosa vogliamo, di come noi desideriamo amministrare quel bene grande che è la salute umana. Perché? Perché la dieta mediterranea, lo dicono le Nazioni Unite, è uguale salute umana. Non è un caso che siamo patrocinati come Biennale dal Ministero della Salute, e questo è il grande scoop. È normale che siamo l'agricoltura, ma non è normale dire al mondo, attenzione, il Ministro della Repubblica Italiana alla Salute, alla Sanità, ha patrocinato la Biennale, quindi tutti quanti loro sono persone che possono curarti, allungarti la vita,
trattarti bene a tavola e in tutta quella che è la mission, che è la parola turismo, si propone. Qui state vedendo la digitalizzazione del paesaggio, quindi attenzione, queste non sono fotografie, va bene, perché ho spento qui, allora non sono fotografie e basta. Noi da 13 anni abbiamo digitalizzato tre quarti dell'Italia, cogliamo sempre l'occasione per andare a digitalizzare, dematerializzare, vuol dire io vi faccio una foto e vi metto nel mondo, vi relaziono con coloro i quali hanno interesse a conoscervi, perché è chiaro, se io parlo di una cosa nostra qui, alle Trobbiande, in Nuova Guinea, non gli importa niente. Ma se io dico, attenzione, dico a tutti gli operatori sanitari del turismo, a coloro i quali hanno bisogno di acquistare i prodotti e gli alimenti e della dieta mediterranea, a coloro i quali vorrebbero sapere dove possono andare a mangiare un piatto serio, d'accordo, visto che parliamo di dieta mediterranea, qual è l'azienda, qual è l'imprenditore che si assume la responsabilità di creare su questo investimento delle Nazioni Unite la propria mission, lo dobbiamo comunicare tramite la rete, perché che ne sa il cittadino in Canada, d'accordo? Allora lì dobbiamo essere abili a gestire la conoscenza. Ragazzi, la conoscenza si gestisce, vuol dire che chi gestisce il motore di ricerca Google, se vuole che voi dobbiate sparire dalla faccia della terra della conoscenza, non deve fare altro che scrivere un codice binario e gli dice a questo numero lungo da 0 a 1, no, fatto da 0 a 1, dice quando si sente la parola Otranto mettila in 40ª pagina. Dopodiché chiunque cerca bellezze di Otranto, città di Otranto, beni culturali, alberghi, ristorazioni, è in 30ª pagina e in prima pagina vede coloro i quali comprano la posizione, che magari sono i cinesi che hanno la facoltà di acquistare perché fanno un investimento sul prodotto di imitazione, e quindi troverete per le prime 30 pagine coloro i quali imitano ma non coloro i quali sono per davvero. La digitalizzazione dei beni culturali serve a dire quello che noi stiamo dicendo oggi qui vale, è vero, perché noi abbiamo anche digitalizzato il territorio e noi ti facciamo vedere che quell'albergo, quella struttura ricettiva, quel ristorante, quell'attività produttiva sorge qui e questo è il suo territorio, guardalo. Quindi noi diciamo la verità, lo correliamo alle attività visuali che sono l'unico vero grande modello espressivo credibile, l'unica testimonianza di un fatto, perché oggi una stringa, quindi un termine, sul motore di ricerca scrivere una frase siamo tutti bravi, ma andare a produrre la dematerializzazione della nostra cultura per legarla alla nostra credibilità non è facile, è un fattore unico e lo riconoscono anche tutti i motori di ricerca. Quindi voi potete provare, fate una ricerca incrociata, cercate una cosa per testo, poi la cercate per immagine, vedete che avete due cose diverse, per immagine e quella vera. Qui vedete un mondo, abbiamo realizzato, vedendo qui la digitalizzazione del castello di Otranto, di alcuni beni culturali, noi oggi andremo, continueremo, io mi vado a cambiare, mi vesto da Indiana Jones insieme a lei e andiamo a digitalizzare il Duomo, altri beni che sono importanti per promuovervi, per promuovere ciò che voi andrete a dire. Finisco, l'arte, diceva appunto il Presidente poc'anzi del valore dell'arte. Beh, c'è il valore dell'arte e anche lo spessore della testimonianza umana, dell'eroicità. Voi lo sapete che la vostra scuola in che via è? Via San Francesco di Paola. Voi lo sapete che sta per iniziare il seicentenario di San Francesco da Paola? Non hanno colto la battuta. L'ufficio, la presidenza, sta in via San Francesco di Paola. Sì. Quando noi siamo arrivati calabresi, noi abbiamo adottato San Francesco, per noi è una persona di famiglia, perché diciamo il santo in famiglia si vive così con l'umino, no? Quindi quando c'è un problema si va dal santo, mica si va in ospedale perché non funziona niente qui da noi, quindi in Calabria si va dal santo, diciamo, perché vedi che c'è mamma che c'è un problema. Allora, noi stiamo per celebrare i 600 anni di San Francesco da Paola. Io vorrei dirvi, funziona, certo, ammazza che funziona Francesco. Allora, vorrei dirvi, e noi ci troviamo qui per lui, quando sono arrivato, quando alzo gli occhi dalla via San Francesco da Paola, ho detto, eccolo qua, potevo, numero uno tra l'altro, non è che era il 126. Allora, San Francesco da Paola, c'è un piccolo dettaglio che vi vorrei dire. Sapete che qui c'è una chiesetta salendo, diciamo, su una collina dove sono stati decollati gli 800 martiri di Otranto, che diciamo che eravate voi 500 anni fa, poiché voi ovviamente vi sareste opposti, no?
a che l'invasore venisse dalle vostre famiglie. Poi ovviamente qualcuno di noi ci sarebbe pure rimasto nella battaglia, no? Quindi alla fine hanno catturato qualcuno e ci siamo dovuti arrendere, 800 persone sono state decollate. Attenzione, tra questi 800 c'era un giovane calabrese che insieme ad un gruppo di otrantini, così si dice, no? Otrantini, non sbaglio, ha composto un gruppo di cavalleria così spietato che il sultano non sapeva come fare, perché uno degli attacchi gli hanno staccato la testa al fratello del sultano, di netto. Si chiamava lui Nicola Picardi. Lo troverete, questo ragazzo, in quella chiesa. Appena entrate a sinistra ci sono i nomi di tutti. E l'ultimo in fondo c'è Nicola Picardi. Nicola Picardi è il ragazzo che attraversò lo stretto di Messina sul mantello, sospeso in aria, di San Francesco da Paola. Per questo grande miracolo è diventato il patrono di tutti i naviganti del mondo, dalle portaerei ai poveri semplici pescatori. San Francesco da Paola è stato il più grande taumaturgo della storia cristiana, l'uomo che ha fatto più miracoli nella storia di tutti nel mondo. Morto a 91 anni in Francia dopo aver convertito il re di Francia, San Francesco da Paola era dentro un buco dove non è uscito per 20 giorni, per 2 settimane esattamente, e pregava perché Otranto venisse finalmente liberata. Nicola Picardi, il suo figlioccio, sente il dovere, seppur Francesco, frate Francesco, era un laico come noi, non era un prete, non era un sacerdote, non era un consacrato, era un laico, era uno come noi. Frate Francesco capì, Nicola Picardi, che doveva venire a difendere qui gli otrantini, perché era il suo compito, lui era uno dei combattenti più valorosi della storia, e venne qui. E abbiamo tenuto testa per mesi all'invasore, fino a quando gli hanno dovuto tendere un tranello la notte, poiché non li potevano fermare. Questo era un drappo di cavalieri, non si potevano fermare, immaginate, di più dei crociati, di più dei templari. Allora hanno scavato una buca la notte, l'hanno coperta, all'alba durante l'attacco sono caduti dentro, li hanno catturati e hanno detto a Nicola Picardi: ti facciamo un'offerta, vuoi diventare il generale della nostra armata? Lui ha detto no, io sono il soldato di Cristo, e l'hanno decollato qui. Quindi noi siamo fortemente legati a questa grande storia che oggi ritorna protagonista, perché siamo venuti qui per riportare Nicola Picardi, capire perché è venuto a morire qui, per passare alla storia insieme a voi, perché nel 600enario, insieme a Papa Francesco, noi parleremo di questo, anche di questo. Quindi la Biennale, attenzione, la Fondazione Paolo di Tarso, l'avete vista prima, nasce da una lettera che io scrissi quando avevo la vostra età al Santo Padre. Era all'epoca Giovanni Paolo II, gli ho detto: Santità, ma noi siamo giovani, noi abbiamo bisogno di qualcosa per riunirci, per stare insieme, per crescere insieme, per costruire qualcosa di importante insieme. Vorremmo fare una fondazione. Eravamo assolutamente molto meno autolocati della fondazione prestigiosissima che oggi ci accoglie. Quindi abbiamo detto: vorremmo fare una cosa per stare insieme. Allora lui mi risponde e mi dice: falla. E falla. Il Papa mi ha risposto e ha detto: e falla. Cioè io ho la lettera, e falla, la faccia. Allora ci siamo messi a lavorare. Quindi attenzione, tutto è possibile, basta volerlo. Se scrivete al Papa, il Papa vi risponde. Ecco perché è importante stare in prima fila, ecco perché è importante esserci, ecco perché è importante far sentire la vostra presenza. Non dovete mai pensare di essere dimenticati da qualcosa o qualcuno, perché il sole siete voi l'energia, siete voi il futuro. Noi stiamo, io ho 55 anni, vado a finire la mia vita, no? Normale, cioè quanto posso campare? Voi siete il futuro, quindi a voi stiamo consegnando tutto questo. Quindi senza di voi anche il nostro progetto è finito, è soltanto vanità. E noi insieme non dobbiamo combattere per la vanità, dobbiamo lavorare per creare un successo che sia nostro personale, del territorio, dell'economia, perché, cari amici, cari ragazzi, si vive di denaro anche. Noi non possiamo lavorare tutta la vita per diventare poveri, dobbiamo lavorare per diventare anche ricchi, per migliorare il sistema sanitario, per migliorare le condizioni economiche e sociali di tutto, per restaurare i nostri beni culturali, per far funzionare la comunicazione, per dire: noi ci siamo. Dunque, la Biennale è questa fabbrica di bene comune, un pre-incubatore di imprese, le imprese vostre. Allora insieme dobbiamo animarla,
Noi abbiamo dato una delega oggi ufficialmente anche al sindaco, abbiamo chiesto anche qui questa sede come sede della Biennale perché voi possiate avere un riferimento. La Biennale siete voi, noi possiamo affidarvi le testate giornalistiche. Si è parlato di food blogger, prima il presidente ha fatto l'esempio di quell'idea geniale. E voi che siete un alberghiero non riuscite a mettervi tutti quanti seduti, noi vi diamo 10 testate giornalistiche e far parlare di voi. Stanno lavorando. Però io non vi vedo in rete. Dove siete? Si stanno organizzando. E la sfida è questa. Allora, io vi voglio vedere in rete. Quindi, voi dovete essere capaci ormai non solo di gestire il pacchetto di informazioni che vi fa diventare bravi nella economia e il turismo, ma nella comunicazione ognuno di voi deve essere un trasmettitore della propria iniziativa, così noi saremo fortissimi perché riusciremo a creare l'economia. Pensate tutti quanti voi, ognuno che si fotografa il proprio piatto e lo mette poi sul blog professionale. Noi vi diamo già Food Magazine, è già vostro, utilizzatelo. Fateci pervenire gli articoli e noi li pubblichiamo in tempo reale, anzi siamo pronti con il dirigente Martano a istituire quindi la sede qui, ma anche a fare la formazione a voi sulla comunicazione. Noi, come avete visto, siamo tutto ciò che gli altri vorrebbero e che devono ancora realizzare. Noi abbiamo già tutto ciò che serve e ve lo diamo, ve lo doniamo, ve lo regaliamo perché voi possiate utilizzarlo e mettere a frutto. Questa è la Biennale. Finisco, abbiamo bisogno certamente di una legge regionale. L'assessore, questa è la buona notizia, e quando abbiamo parlato poc'anzi con il dirigente Martano insieme all'assessore, ha capito immediatamente di cosa si tratta e ha già dato l'appuntamento per concretizzarla. Ragazzi, avrete la vostra biennale, come la BIT, come la Borsa del Turismo, come il Vinitaly. La gente verrà qui ogni 2 anni e verrà a conoscere tutto quello che voi avete creato nei 2 anni, ma finanziati. È bellissimo, è un sogno, voi dovete avere una visione, dovete credere che tutto ciò è possibile perché lo è per davvero. Grazie. Grazie Fabio, grazie anche a nome dei miei studenti. Quando sento Fabio lo penso sempre come un acceleratore di innovatività. Ti piace questo Fabio? Un acceleratore. Acceleratore di innovatività, sì, di innovazione. Ok, grazie Fabio. Adesso ti invito il dottor Gianluca Di Cagno a venire qua perché parlerà del rapporto che deve avere l'università e in particolar modo la facoltà di economia per lo sviluppo del turismo, e vi posso dire che ha avuto anche un ruolo importante anche nella creazione della fondazione ITS di cui stiamo parlando. Quindi invito il dottor Di Cagno a riferire sull'esperienza e soprattutto, poiché parliamo anche del futuro, su quello che sarà il rapporto università scuole ITS. Sì, grazie Presidente Martano. Vabbè, ringrazio Fabio per il meraviglioso intervento. Con la Pina, diciamo, con la Presidente Antonacci, è un lavoro che ormai sono 3 anni che parliamo noi, almeno di TS, adesso finalmente è nata questa creatura. Il mio ruolo oggi non è facile, perché oggi dovrei sostituire il Presidente Maizza e quindi parlare solo del ruolo della Facoltà di Economia, quindi quasi fare una presentazione alla Facoltà di Economia. Ma in realtà, ragazzi, dovete sapere una cosa. Da quello che è stato detto stamattina, l'intervento del sindaco Caridi, l'intervento dell'assessore Negro, sono stati tutti interventi molto interessanti. Però da docente di economia aziendale, oltre che da rappresentante della facoltà di economia, vi dico 2 cose fondamentali. La domanda e l'offerta, alla base dell'attività economica c'è questa. E quello che l'ITS e noi, voglio dire, noi fondazioni, noi gruppo, io mi metto insieme all'ITS perché per me è la mia ambizione, perché la facoltà di economia esiste. È una realtà, adesso vi farò anche, vi accennerò brevemente alla facoltà di economia, esiste. Però quello che di cui noi abbiamo bisogno, e qua mi rivolgo soprattutto al territorio, agli imprenditori, alle istituzioni, fateci la domanda, noi vi creiamo l'offerta. Cioè, nel senso, voi dovete farci, noi, la domanda, noi, la domanda che noi poniamo molto spesso è: di che cosa avete bisogno? Nessuno ci risponde. Quando abbiamo parlato
delle eccellenze di Lugano, della Svizzera, benissimo. Io sono entusiasta quando sento anche i nostri studenti che vanno a specializzarsi, fanno i master all'estero. Proprio quando tornano gli imprenditori si spaventano, perché per molti imprenditori, ma questa è una critica che devo fare purtroppo al nostro territorio, e questo ITS è quello che su base regionale soffrirà più di tutti, per un motivo semplicissimo. Anche l'altro giorno noi abbiamo fatto un seminario a Santa Cesare, è intervenuta l'assessore Capone, ha parlato in maniera eccellente del seminario dell'ITS dell'aerospazio. Grazie assessore, volevo dire, io non ho avuto, però sappiamo benissimo che l'aerospazio ha due piccole realtà italiane, una che si chiama Legna e l'altra che si chiama Augusta, che sono Finmeccanica, cioè lo Stato italiano, cioè due aziende che fanno un ITS. Noi invece che andiamo da Cagnano Varano a Santa Maria d'Oltralpe, non ce lo dimentichiamo, siamo regionale, un ITS regionale, quante microimprese abbiamo? Con quante teste ci dobbiamo confrontare? Possiamo realmente, se non si uniscono, noi in cluster, i cluster li abbiamo fatti, però noi qualcuno ci deve dire di che cosa avete bisogno. Io non posso sentire l'intervento che è stato fatto, benissimo, la presa l'ha detto, l'italiano, perché molti imprenditori mi dicono sì, ma questi ragazzi studiano l'inglese, sanno parlare il francese, poi arrivano a lavorare in Italia, arrivano a lavorare qua nel Salento e dicono dimmi, ciao, magari di fronte si trovano un ministro, una personalità, perché non hanno ancora percepito il come si fa questo tipo di lavoro. Allora questa è la nostra offerta. Noi come facoltà di economia, adesso mi riunisco al mio vero ruolo in questa occasione, tenete conto, nel 1998-1999 avevamo creato il primo corso di laurea in economia dell'ambiente e della cultura. Poi con la riforma universitaria 3+2 fu eliminato questo corso di laurea e ne abbiamo creato con la nuova riforma un corso di laurea magistrale in gestione delle attività turistiche e culturali. Gestione delle attività turistiche e culturali. Come diceva giustamente il mio presidente, il turismo non è solo balneare, non è solamente la spiaggia o la battaglia che noi leggiamo quotidianamente sui giornali. Le spiagge devono stare aperte tutto l'anno, perché io voglio sapere chi andrà il 25 dicembre magari sotto l'acqua al mare. Io non lo so, io non ci credo che il tedesco, il russo o l'americano vada al mare, però se uno parla con gli operatori turistici, o meglio con gli operatori balneari, si lamentano anche nei mesi di giugno, luglio, agosto, i costi, il personale, non ce la facciamo, e vuoi stare aperto durante l'inverno con che ti potrà andare bene un giorno su 31 in un mese normale? Vabbè, io non ci credo, però nessuno valorizza il patrimonio culturale, nessuno valorizza il nostro patrimonio culturale. Noi con quel corso di laurea stiamo tentando di farlo, di formare persone, di formare giovani specializzati non solo nell'economia. Noi non formiamo né manager, non formiamo né dottori commercialisti, perché bisogna abilitarsi per fare quella professione. Formiamo delle figure professionali pronte al mercato del lavoro, al mondo. Però vorremmo quantomeno che queste figure professionali vengano capite dal nostro territorio, dai nostri imprenditori. L'altro giorno, sarò brevissimo, in una conferenza un imprenditore, un ingegnere, rappresentante di Confindustria, davanti a un pubblico di giovani un po' più grandi di voi, quindi già persone diplomate, c'è anche qualche persona, ha detto, lui è un chimico, questo è venuto a Bari, parlava, era una scuola politica, lo dico, io ho partecipato perché amico mi hanno invitato. Dice, ragazzi, per voi non c'è futuro, andatevene da questa nazione, andatevene da questo territorio. Qualcuno ha fatto domanda, scusi ingegnere, lei? Dice, vabbè, ma io i miei interessi, la mia industria è qua, ma i miei interessi sono da Bologna in su e tutta l'Europa del nord. Ah, è un imprenditore che dice ai giovani, andatevene. Noi combattiamo per farli rientrare, per farli rimanere qua i giovani. Questo è il nostro obiettivo, l'ITS, quello è l'obiettivo. L'ITS deve avere su 25, un corso 25, 18 occupati. A noi veniamo accusati, molto spesso parlo di facoltà di economia, di non occupare, è sbagliatissimo. Noi non abbiamo 25 studenti, noi ne abbiamo 560 all'anno che si iscrivono e circa 200 che se ne laureano. Di questi 200, se togliamo quelli che non lavorano per scelta, quelli che fanno la libera professione, quelli che vanno a lavorare nelle aziende di famiglia e quindi non risultano da alma laurea, da tutte le statistiche, beh, vi posso garantire che il 45-50% dei nostri laureati trova occupazione dopo massimo a un anno dalla laurea,
massimo un anno, che è un bel successo. Però i giornali, noi abbiamo questo problema, caro Fabio, che le nostre testate giornalistiche e anche i nostri rappresentanti istituzionali, quando ti parli, dice scusate, questo è accaduto l'altro giorno, vado perché c'è ho l'incontro con il rettore della Sapienza. Dico, tu sei assessore regionale a Regione Puglia, hai accanto un rappresentante dell'Università del Salento che fa parte ancora della Regione Puglia, e mi dici scusate, vado con il rettore della Sapienza. A fare che? Che è venuto a fare il rettore della Sapienza in Puglia? A fare il reclutamento, a prendere i nostri giovani e a portarseli. Perché? Perché se vanno a Milano, se vanno a Roma sono bravi, vanno al Politecnico di Torino sono bravissimi, sono delle eccellenze. Qua non valgono niente. Allora, c'è qualcosa che non quadra, da questo punto di vista c'è qualcosa che non va. Perché il nostro imprenditore, quando si vede arrivare lo studente del diplomato alberghiero che si è specializzato a Losanna o nelle altre scuole di formazione svizzere, si spaventa. Perché chiaramente quello studente che si è fatto una certa cultura e una certa formazione deve essere giustamente retribuito, deve essere pagato, in questo il ruolo dell'economia è fondamentale. Lasciamo perdere quest'utopia che tutto ci vuole, il profitto è alla base di tutto, cioè tutto quello che dobbiamo fare, dobbiamo creare profitto, perché col profitto facciamo crescere il territorio, facciamo crescere le aziende. Se non c'è questo profitto, cioè quello che dico, che sembra tutto deve essere fatto gratis, non esiste, non è possibile. Non è possibile, perché se l'azienda non produce reddito, non può pagare lo stipendio, ma con lo pagamento dello stipendio fa circolare la moneta, perché la gente esce, si veste, si diverte, fa quello che vuole. E questo è di nuovo l'economia che dobbiamo rimettere in moto. E credo fortemente che l'unione degli istituti scolastici, guardate, io sono un professore universitario e ho a che fare quotidianamente con la battaglia nell'aula dei diplomati dei licei e quelli degli istituti professionali e tecnici. Sembra che ci sia una divisione. Mi permisi, e chiudo, nell'ultima giornata di orientamento di quest'anno, quindi l'anno precedente, stavo con una collega di merceologia che faceva orientamento insieme a me, di criticare i ragionieri, parlo della facoltà di economia, perché dicevo, non date tutto per scontato, perché è vero, quando si è ragionieri in una facoltà di economia molte materie sono comuni. Dico, perché l'università è diversa come proprio formazione, come tutto. Una professoressa subito si alterò della ragioneria, stava parlando la collega Massari, intervenni, diceva professoressa, io non volevo fare dei numeri, quando tirai fuori i dati, che quelli del classico, per carità, superavano tutte le materie in cui c'era solo la prova orale, ma lo scritto non ne superavo manco una, io purtroppo insegnando economia aziendale e ragioneria sono scritte e orali, quindi con me. E allora dicevo, e qual è il problema? Era un fatto culturale, perché è vero il libro, ma noi quello che non ci serve, quello che voi, il vostro pregio, non è solamente la carta stampata, cioè inteso come il libro, si impara la lezione, si fa, è capire i meccanismi di un'economia che cambia quotidianamente. Io insegno, porto ad esempio, sono costretto quando insegno a parlare di un grandissimo studioso che si chiama Porter, che negli anni 50 si è inventato le cinque forze del Porter, l'economia, tutto, ha inventato l'economia americana, ma 50 anni fa, parliamo 60 anni fa, ma non esisteva un certo strumentino che si chiama internet, non c'era la concorrenza che c'è adesso. Se vi dico che dall'altro giorno, voglio dire, questo l'ho detto ieri a lezione, Amazon, per voi che siete oramai internauti, anche la Toyota è entrata in Amazon, le macchine si comprano da internet, è una frontiera incredibile, cioè oramai uno si compra, ma che questo che cos'è? Concorrenza nel mercato, è concorrenza nel mercato. Voi che sarete gli autori del futuro e gli attori del futuro soprattutto, con le vostre specializzazioni, allora vi dico, la cultura è fondamentale, l'ITS, la scuola, partite dalla scuola, non prendetelo, io ai miei studenti, Cosimo è un mio studente, non faccio distinzione di sesso e razza, si siedono dove vogliono, fanno quello che vogliono, si autoeliminano, io non uso il microfono in aula, eppure ne ho 150-160, e chiaramente le prime 10 file sono libere, perché stanno tutti in fondo, perché vengono, perché pensano che siccome il professore mi ha visto a lezione, io sono tranquillo, non è così. Allora, quello che viene offerto, dovete sfruttarlo, da partire dalla scuola superiore. L'ITS avrà un ruolo fondamentale, perché è il trade union tra la scuola e il mondo del lavoro,
e voi avete già una fortuna, voi soprattutto alberghiero, che dopo quel diploma potreste lavorare tranquillamente, quindi magari non avreste manco bisogno, ma tenete conto che più cultura c'è, migliora la condizione di lavoro, migliora la condizione del lavoro. E poi ci siamo noi come università che siamo pronti a formare delle eccellenze. Chiaramente immaginate uno studente che fa tutto il percorso e dopo il DTS si prende una laurea, soprattutto se riusciamo, come abbiamo detto, ha detto la Presidente Antonacci, a creare questi nuovi corsi di laurea, perché pare che l'anno prossimo, invece di chiuderci come molti stanno dicendo, perché qua oramai si parla ogni giorno, tenete conto che ogni giorno tagliano i fondi al Meridione Italia, però noi gli diamo sempre dimostrazione che siamo sempre più forti rispetto al Nord Italia, anche a livello di occupazione e a livello di graduatorie, di creare un corso di laurea. L'obiettivo che ci stiamo mettendo, stiamo iniziando adesso a lavorarci, tenete conto che entro aprile dovremmo studiare questa, perché va proposto al Ministero per l'avvio nel prossimo anno accademico, quindi a settembre anno prossimo, un corso di laurea che dovrebbe racchiudere proprio il decimo punto della Carta di Milano che ha detto la professoressa, la Presidente Antonacci. Quindi cultura, innovazione, inclusione, cibo e arte. Un po' tutto. Qualcuno ci può chiedere, è economia che c'entra? Perché sono tutte aziende quelle. È tutta produzione e economia. Se non capite, non avete una base economica e soprattutto economica aziendale, nessuna azienda potrà andare avanti. Grazie. Per questo contributo, e poi soprattutto siamo contenti perché l'università impatta con i problemi delle scuole e dei giovani. Adesso do la parola a un rappresentante di un'azienda, l'azienda di Otran, l'altro Baffo, e lo chef Alessandro Panigata, che parlerà in rappresentanza del mondo della ristorazione e quindi farà anche conoscere quelli che sono alcune problematiche nel momento in cui molti nostri ragazzi vanno a fare gli stage nella sua azienda, e quindi può dare anche consigli utili perché l'ITS, perché la scuola possa appunto migliorarsi in funzione dell'occupabilità presso le aziende del settore. Prego. Allora, buongiorno a tutti, intanto ringrazio dell'opportunità di poter insomma dare un contributo alla nascita di questa nuova realtà che appunto è l'ITS, questa nuova insomma forma di coesione tra quelli che sono mondi differenti che fanno parte in realtà poi di quella che è lo stesso comparto, che è quello appunto della ricezione turistica. Premetto che non sono, sono in realtà il direttore del ristorante, lo chef qui presente, insomma, trattandosi di un ristorante. Diciamo che posso parlare di quella che è stata un'esperienza prima di tutto diretta, che è partita quest'anno, che è stata la collaborazione in realtà con l'Istituto Alberghiero di Otra, tra alcuni ragazzi che hanno collaborato con noi, sono qui presenti in sala, ed è stata un'esperienza che ci ha in realtà insegnato anche molto, sia in positivo che in negativo. In positivo ci ha insegnato soprattutto e ci ha fatto capire quali sono le enormi potenzialità di una stretta collaborazione tra questi due mondi, che sono quello dell'azienda, quindi quello che è, diciamo così, in prima linea, che tutti i giorni ha a che fare con le enormi difficoltà che sono date comunque dal doversi modellare su una richiesta, un'utenza che è di per sé molto diversificata, con richieste molto differenti tra loro, e dall'altra parte invece un comparto che riguarda l'istruzione e la formazione degli studenti, che sicuramente ha una componente fondamentale, cioè che è quella di dare le basi perché uno possa poi svolgere una professione, ma che spesso poi in realtà magari per delle tempistiche differenti o per una necessità anche di organizzazione interna e di chiusura in termini di orari e di anche in senso fisico, perché ovviamente lo studente rimane principalmente in una struttura che è quella scolastica, dove rare sono le opportunità poi di interfacciarsi con quello che è il mondo pratico, quindi il mondo reale. Quindi sicuramente ben venga anche la nascita di una nuova entità che possa essere ancora di più la traduzione di quell'anello mancante tra queste due realtà. Ora, non dimentichiamoci che come in tutti i dialoghi e comunque le sinergie, è molto importante che ci sia appunto una corrispondenza diretta e un dialogo continuo tra le realtà, che non sono però, e questo l'abbiamo capito anche in questa recente esperienza, non sono esclusivamente due, cioè non sono solo la parte aziendale, non è solo la parte scolastica, in
intesa come parte istituzionale, ma siete soprattutto voi, cioè voi studenti, che siete in realtà anche parte fondamentale di questa, di questo processo. Cioè, cosa vi aspettate voi in realtà sia da la parte istituzionale sia dalla parte aziendale? Noi abbiamo avuto dei ragazzi che sono stati bravissimi a capire anche la nostra difficoltà a diciamo così, ad affrontare un discorso comunque didattico, perché è ovvio che quando voi vi trovate a lavorare in un'azienda siete però lì anche per recepire, soprattutto per imparare come funziona praticamente, e ovviamente noi, essendo principalmente operatori del settore e non insegnanti, abbiamo spesso delle difficoltà, incontriamo comunque degli ostacoli nel riuscire a passarvi le informazioni, ed è qui che siete voi, cioè la vostra curiosità, la vostra passione, il vostro interesse nei confronti della professione in sé, siete qui voi che potete dare il vero supporto sia come azienda che come la scuola. Quello che posso dire invece, quello che è in realtà poi l'aspetto anche, diciamo così, negativo che abbiamo riscontrato in questa esperienza, è stato proprio il lavorare nel comparto turistico, che forse è quello oggi più difficile anche nel panorama italiano. Più difficile perché? Perché quotidianamente ti pone di fronte la sfida di dover di avere di fronte a te un'utenza che è assolutamente variegata, assolutamente differente, ancora di più in una realtà turistica come il Salento, che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale esagerata, quindi è stato, da un lato ha usufruito di è brutto dirlo, però insomma ha usufruito comunque di alcune situazioni di difficoltà sia all'interno della nostra nazione sia all'interno del Mediterraneo, quindi di altre aree in grande difficoltà, e indubbiamente ne ha goduto Salento, quindi turisti che prima erano attratti da altre zone sia del Mediterraneo sia di altre nazioni sia anche della Sardegna o della Toscana si sono riversati in Salento. Di contro c'è stata sicuramente una sovraesposizione mediatica e un abuso forse anche del brand, del marchio Salento, un po' da parte di tutti quanti, anche un po' della Puglia stessa, questo è quello che ho recepito io, per cui ci si è marchiati così tanto di questo Salento, è stato così sovraesposto, che si sono riversati qui una quantità e una diciamo così, tale diversità di turisti che ha messo in difficoltà prima di tutto noi aziende, perché ci siamo trovati di contro a dover modellare quasi quotidianamente la nostra offerta su quello che era in realtà un cliente differente. Quindi diciamo che la cosa più semplice, questo lo fanno un po' tutte le aziende, anch'io vengo da un'esperienza in realtà di produzione televisiva, quindi in televisione esistono dei format. I format cosa sono? Sono in realtà degli schemi, in realtà modellati, studiati e precostituiti, che possono essere poi prodotti e sottoposti al cliente finale. Ora, la difficoltà in cui si è trovato tutto il Salento è quello di non avere più un format che andasse bene per tutti, perché di colpo ci siamo trovati a dover avere o nella stessa sera, in periodi differenti, ad avere un cliente di Lecce che ha comunque una conoscenza della tradizione e un legame anche con la terra molto forte, ha di fianco un cliente americano che ha delle abitudini anche solamente di abbinamenti, ahimè, di accostamenti all'interno della stessa cena, per noi ovviamente da far rizzare i capelli, per loro in realtà dovuti, perché il mondo anglosassone, nel bene o nel male, è molto abituato, molto più che il milanese da cui in realtà io vengo, al pago pretendo, cioè io sto pagando un servizio, qualsiasi cosa io ti chieda deve essere così. E questo comunque è impattante su quella che in realtà è una realtà fatta fino a quel momento, quindi fino a pochi anni fa, di un'utenza principalmente nazionale, se non principalmente regionale, perché il nostro territorio negli anni passati era principalmente una meta turistica quasi locale, nel senso che su Otranto c'erano le seconde case al mare magari dei leccesi o dei baresi eccetera, quindi sicuramente un ambiente un pochettino più protetto. Oggi così protetti non lo siamo più, perché? Perché appunto abbiamo ogni giorno questa sfida davanti a noi, il cliente francese, il cliente tedesco, insomma, e io non posso dire di no, perché se dico di no, o comunque se non mi modello su il cliente che ho di fronte, in realtà io ho perso la mia sfida.
ho perso la mia sfida. Da imprenditore cosa vuol dire? Ho perso un cliente. Ma da istituzione vuol dire in realtà qual è la sfida che perde lo studente e che perde l'istituzione. Non sono stato in grado di capire la repentinità delle mutazioni del mercato turistico. Io l'ho fatto negli ultimi anni, ho cercato di capire come la mia azienda potesse mantenere forti le sue radici, che sono ovviamente quelle salentine. Prima abbiamo sentito parlare di ricette tipiche, di storia, di religione, di tutto ciò di cui il Salento è ricco, e questo è sicuramente il valore aggiunto che ha il Salento e quello che noi dobbiamo essere in grado di preservare e di in realtà valorizzare, perché è quello che effettivamente porta e attrae il turista, soprattutto straniero. Perché straniero? Perché il turismo italiano gode molto di più di tutto ciò che il turista straniero non è abituato a vivere. Cioè il turista italiano, ovviamente per una mera strutturazione delle vacanze italiane, principalmente l'italiano va in vacanza luglio, giugno, luglio, agosto e settembre, quindi può godere anche solo di ciò che il Salento è sempre stato portabandiera, quindi l'usure, l'umare e l'uiento, mentre il turista estero ha prima di tutto delle vacanze strutturate in maniera totalmente differente, quindi non ha una concentrazione all'interno della sua annualità lavorativa così ristretta e così, diciamo così, individuabile a livello temporale, ma in realtà sono più diluite nell'arco dell'anno come piccoli break, magari più corti ma più frequenti nell'anno. E quindi sicuramente, oltre al fatto che, non ricordiamoci che anche, e questo fa sorridere, però in realtà se noi pensiamo a un turismo in realtà nord europeo o comunque insomma dalle carnagioni, dai colori più pallidi, il sole del Salento realmente non è fruibile perché rovina la vacanza, quindi anche lì il turista straniero preferisce delle stagioni in cui anche le temperature, il sole è più tollerabile, però anche una mera questione ovviamente di pigmentazione o comunque di insomma, beta carotene, non so chiamatelo come volete voi, però insomma di preparazione a quello che è quello in realtà che è il sole. E quindi sicuramente questo porta anche alla necessità di fruire di in realtà servizi leggermente differenti da quelli che do in agosto al turista italiano, così come anche di valorizzazione di quelli che sono altri aspetti del nostro turismo, che sono sicuramente quello agroalimentare, sono sicuramente le nostre tradizioni contadine o comunque rurali, ma sono anche quelle storiche. E qui appunto mi ricollego al discorso della dottoressa Antonacci di come sia importante anche qui la diciamo così multitraduzione di degli strumenti insomma che possiamo dare in mano a questi turisti. Quello che poi posso dire, ecco appunto, che questa sfida quindi a cui quotidianamente ci troviamo di fronte è sicuramente la sfida maggiore, quindi quella di essere, di riuscire a proteggere la tradizione, ma nel contempo di poter, di riavere tutti gli strumenti per poterla raccontare in maniera più semplice a chi in realtà questi strumenti e queste radici non le ha. Quindi anche lì la proprietà di linguaggio di cui si parlava prima, quindi la proprietà della la dialettica, la proprietà della lingua italiana, così come della lingua straniera, sicuramente è fondamentale, ma altrettanto fondamentale è l'intelligenza con cui si utilizzano questi strumenti. Cioè io posso perfettamente conoscere la lingua italiana, perfettamente parlare l'inglese, ma il mio vero valore aggiunto qual è? Quello di poter utilizzare questi strumenti per, in maniera semplice, raccontare una cosa per me scontata, ma perché ho di fronte assolutamente sconosciuta, no? Perché per me il valore parliamo di ristorazione, il valore di quello che può essere una cottura impignata, quindi terracotta, eccetera, può avere delle radici profonde, perché comunque lo utilizzavano i miei bisnonni che cuocevano al lato del camino, era una cottura più lenta, questa cosa si può ricollegare per chi ha studiato una cottura comunque lenta, bassa temperatura, insomma ci sono tante cose, però io devo condensare tutto questo in un'informazione semplice, veloce, magari in un'altra lingua, e che deve essere immediatamente comprensibile a chi è completamente digiuno di tutte queste nozioni. Quindi questa è la vera intelligenza, forse
e il vero valore aggiunto che può dare l'ITS, nel senso che ecco, fino a qui forse siamo arrivati con gli istituti alberghieri che comunque già vi mettono questi strumenti quotidianamente, quindi sicuramente vi danno già delle basi. L'ITS forse può essere quel famoso contenitore che ci può aiutare in realtà a capire come meglio utilizzare gli strumenti che noi abbiamo. Arriviamo poi alla domanda, al concetto di domanda e offerta. Il concetto di domanda e offerta apparentemente è un concetto molto semplice, cioè io cliente, appunto, io ho una offerta che si modella su quello che è invece la domanda di quello che può essere un cliente. Questo in realtà, poi uno dice, vabbè, è molto semplice, uno mi ha chiesto un prodotto, io ce l'ho, glielo vendo, punto. In realtà così semplice non è, perché in quella domanda in realtà sono nascosti molti altri valori, ok? Quindi un cliente, quando io adesso non posso ovviamente, è difficile svestire i panni del ristoratore perché è quello che tutti i giorni faccio e che quindi è quello che conosco meglio, però ti rendi conto anche che in dei lavori che spesso fino adesso, ahimè, sono stati ritenuti dei lavori in realtà un po' di ripiego, di scarso interesse o comunque dei lavori in realtà quasi secondari, questo perché? Perché noi adesso principalmente credo che qua ci siano dei rappresentanti dell'istituto ovviamente alberghiero di Ofanto, credo principalmente, no? Quindi chi ha a che fare col mondo comunque della ricettività, della ristorazione, del settore alberghiero. Ora, noi abbiamo notato anche in queste esperienze che c'è un notevole divario tra quello che è, se vogliamo, l'aspetto gastronomico, quindi chi segue i corsi o chi lavorerà in cucina, chi ha la passione per il cibo, per l'alimento, per la sua trasformazione, eccetera, e chi invece segue il comparto chiamato sala, di servizio, eccetera. Abbiamo notato, e anche qui si spera che l'ITS possa essere quella, diciamo così, quel contenitore che possa finalmente trovare una soluzione o comunque finalmente far capire ai ragazzi come in realtà siano due comparti che non possono vivere, non possono esistere senza realmente una reale fusione tra di loro e soprattutto senza trovare il vero valore aggiunto di quello che è il lavoro del servizio al turista. Il valore aggiunto qual è? Che è veramente un continuo scambio di informazione, un continuo scambio culturale proprio con chi si ha di fronte. Cioè, noi abbiamo l'enorme responsabilità di dover trasmettere un messaggio, di dover trasmettere tutto ciò che l'impresa, che la tradizione, che la nostra terra può offrire, ma dobbiamo essere prima di tutto abilissimi nel recepire quello che realmente chi abbiamo di fronte vuole e soprattutto dobbiamo anche avere la curiosità per essere noi aperti nei suoi confronti e ricevere in realtà quello che lui ci può dare in termini in realtà di crescita sia personale, di crescita professionale, di crescita al servizio. Il lavoro in sala nello specifico è un lavoro ricchissimo da questo punto di vista perché noi abbiamo un contatto veramente umano che è fantastico, cioè ci dobbiamo veramente, dobbiamo interagire professionalmente ma soprattutto umanamente con chi abbiamo di fronte e capire immediatamente, quindi quasi un sottile lavoro psicologico chi abbiamo di fronte, capire che cosa vuole da me, se vuole che io sia presente, poco presente, se vuole comunque una collaborazione, un contatto informale o più formale, insomma, però questo è veramente fondamentale ed è in realtà la ricchezza di quel tipo di lavoro che forse non ha la stessa visibilità e la stessa gli stessi smottamenti che a volte sono dettati esclusivamente dalla passione di chi lavora in cucina, ma hanno in realtà un valore forse dal mio punto di vista, perché lavoro in sala, però sicuramente veramente più, ancora più importante. Questo perché? Perché spesso quello che si dà in un piatto è in realtà sicuramente la traduzione, sicuramente alle spalle c'è uno studio, c'è una forma di rielaborazione, di valorizzazione, una grandissima forma artistica, ma a volte in realtà, proprio perché noi viviamo in un paese dove l'80%, se non il 90% del successo del nostro comparto alimentare lo fa la materia prima, in realtà in un piatto basterebbe mettere veramente il pomodoro più buono del mondo, l'olio più buono del mondo e la frisa più buona del mondo e noi veramente abbiamo, tra virgolette, esaurito quello che era il compito, diciamo così, la cucina. Ma poi bisogna
far raccontare, farlo recepire e valorizzare, e da lì parte tutto il resto, insomma, della bellezza di questa professione. E questo è un concetto applicabile sia al comparto ristorativo, sia all'hotel, sia a quello che è comunque ricettivo. In ultimo, l'aspetto tecnologico e quindi la comunicazione per un'azienda è ormai oggigiorno fondamentale, quindi non si può prescindere da quello che è il saper comunicare a livello di tecnologia, quello che quotidianamente, insomma, fai, quello che può essere la forte attrattiva per il nostro cliente futuro. Ovviamente la tecnologia ha dei pro e dei contro, cioè la tecnologia spesso tende magari soprattutto a essere utilizzata in maniera così frenetica e così in realtà ad abusarne forse quotidianamente, porta a volte magari o a banalizzare o forse a restringere e condensare un po' troppo i concetti, quindi prima ho detto sì, semplificazione e velocità, però attenzione a non cadere nell'errore opposto, cioè in realtà appunto anche qui si torna al concetto di avere sì gli strumenti e di conoscere la perfezione, ma di saperli utilizzare in realtà al meglio, no? Quindi ad avere in realtà la capacità di utilizzare anche la tecnologia per semplificare il lavoro, ma senza mai andare a discapito di quello che è in realtà la completezza dell'informazione e del messaggio. Su questo quindi io credo, adesso mi fermo qua perché poi io parlo veramente troppo, quindi rinnovo insomma comunque l'augurio che DTS possa essere uno strumento di dialogo e di comprensione, e torno a dire, questo per me è una parte molto importante, non solamente tra riducendo il tutto a due identità che sono istruzione e professione, ma che in mezzo ci siate insomma soprattutto voi che siete realmente la parte viva e pulsante e il valore aggiunto insomma di quello che può essere la nascita di questo nuovo strumento. Per cui grazie. Ringrazio il nostro operatore turistico Alessandro Panicala, e serviva avere un'opinione, una riflessione anche di un esperto del settore, e credo che possiamo concludere questo, a mio avviso, interessante convegno che ci ha permesso appunto di ragionare insieme sulle sfide che ci attendono e sulla necessità di poter appunto fare squadra, perché le sfide globali si vincono insieme. E quindi ringrazio tutti. Permettetemi di fare dei ringraziamenti in particolare alla mia vicepresidente che ha collaborato per la buona organizzazione. Siete stati bravissimi, siete stati attentissimi, però riflettete un po' sulle cose che avete ascoltato oggi. Sono cose molto importanti che vi possono aiutare per la scuola e per la vita. Grazie. Permettetemi anche un ringraziamento ad Eleonora della Fondazione Paolo di Tarso. Insieme a Fabio sono stati un ringraziamento particolare ad Anna Fotini e Davide per gli arredi che Diego che seguono le nostre iniziative. Un saluto a tutti i telespettatori che ci hanno seguito in streaming. Ho ricevuto un saluto, un messaggio anche dall'assessore Loredana Capone, che ha incaricato una sua assistente di seguire il nostro convegno perché era molto interessato agli argomenti, quindi la regione è molto attenta sia via streaming sia poi avremo anche l'occasione in questi ultimi prossimi tre giorni di incontrarvi, quindi di raccontarvi questa storia. Grazie, arrivederci. Sì.